realtà sentire. Ah, si è messo l'audio. Salve. Hello. Hello. Ah, shit. What? Ah, fuck. Aspettate, secondo. Icebreaker, grazie per esserti iscritto. Terzo mese. Vabbè, così. Non ci possiamo aspettare troppo. Salve, gente. Sono stanco. La fastidio se spingiamo. Vabbè, capito. La barba lunga. C'è l'audio ritardo. Fuck! Adesso è ritardo? Io sono ritardato. Ho fixato? Ci sono? E ora? Com'è? Ok? Ma sì. Andiamo. Come on. C'è stato di mostrare le cose del libro. Avete la voce rocca. Hai la voce bassa. La voce bassa nel senso che è distorta? O nel senso che non ci senti? Com'è la mia voce in questo momento? Com'è la mia voce in questo momento? È storta, sì, è distorta. Ok, ora? È stato doloroso. Dovrebbe funzionare adesso. Sì, molto. Dolorosissimo. Chiedi Discord. Non ce l'ho aperto. Comunque... Discord. Non ce l'ho aperto. Unless. Non so perché, infatti. Vabbè, ma chiedi ora. Beh, ora va bene. No, l'ho ricollegato. Forse fa impazzito in qualche modo strano. Manca... Oddio, la musica sotto fondo altissima. Ma anche la mia voce era strana. O non mi si sente proprio. E c'è la voce bassa perché parli basso. Devi più parlare in questo modo. Ciao, oggi giocheremo a Living Dex. Potremmo pure giocare a Smash assieme. Ma sono fuori dall'inquadratura, che cazzo. Scherzo, voglio bene. Ma sono troppo stanco, quindi non riesco a giocare a Smash, esatto. Icebreaker, grazie per l'abbonamento con Prime per 3 mesi. Hai la prima di bronzo, complimenti. Costa la troia di Sidonia Sung Pokémon. Esatto. Il video di troia di Sidonia era molto carino. Costa la troia di Sidonia, sì, sul Lindk Pokémon. Anche lui si è tagliato la pezzo. Lì ci ruba la Switch. Oddio. Di Gravier, è il tuo momento. Posso? Sì. Dove? Fai il quinto che sabba non scade. Avrei precedente commesso un errore. Kingler viene dopo Bomas, no? Ah, poi lo metto a posto, ragazzi. Oggi se andiamo... Se doniamo riceviamo un insulto da Digio? Se volete, sì. Dovete richiedere. Almeno 5 euro. Dovete fare una donazione e richiedere un allora, insulto dal Digio. Avete un personale insulto dal Digio. Almeno 5 euro, però, eh. Se com'è? No... Vabbè. Io mica mi vendo per poco. Bello Digio, no, sei bello te, forse. Fra, ma. Reddit? No, scherzo. Adesso lo controlliamo. Nel caso. Sono distrutto. Mi sono svegliato, ero stanco e non mi sono mai ripreso. Siamo un po'... Scusa. Un mania di protagonismo. Che cazzo ho fatto? Schiantava il braccio per tutti i tasti. Adesso inizia con Pokémon, non vi preoccupate. Sono tornato fuori. Ciao. È tipo, bisogna stare strettissimi, bisogna stare tipo così. Comodo. Che in realtà per me va bene, perché tanto gioco con i controlli della Switch, non è un problema. Io non però gioco. Così leggo male. Io direi di dare il canale a Digio e ogni tanto far comparire Grave. Avete visto il nuovo YouTube Rewind? Sì, è molto... Una top 10 di Watch Mojo. Sì, è molto professionale. Ma perché ti vuoi torturare facendo il video? Per il momento mi sto divertendo, in realtà. Io comunque leggo ugualmente lento come leggevo in Spagna. Mamma mia. Ma perché vuoi torturare? Ah. Il libro. Mamma mia, che è. Devi mettere il maglione natalizio anche tu, così eravate coordinati. Sì, però lui c'ha caldo. Prima ce l'avevo. C'ha caldo. Prima ce l'avevo. Ma ce l'avevi? No? Avevo freddo. Perché sono stanco. E quindi me la sono messa per scaldare. Se vado così. Diciamo così.
Sono tagliati i capelli, però ce li ho asciugati da lui, non quindi ce l'ho. Da me? No, non da lui, però dalla parrucchiere. Un casino in testa. Non sto studiando perché mi hanno spostato la patente al mese dopo, in maniera anche cattivissima. Mi hanno detto: Nino, te non fai l'esame. E ho detto: vabbè, ho capito. Dio, mi sembra il caso. Ho detto: guarda. Ok. Allora, gente, i commenti sotto i guanti sono bellissimi. Il commento. Sì, esatto. Allora, a che punto eravamo? Mi è stato detto che c'era Kingler nel punto sbagliato rispetto ad Abomasnow. Sei un po' un coglione. Sì, fammi controllare. Abomasnow è dopo Kingler. Prima. Abomasnow è prima di Kingler. Bravo. Quest'anno. No. No, no, Abomasnow è prima. Sì. Perché li ho organizzati così? Ma io te l'ho detto, cioè, secondo me è un metodo del cazzo. No, è organizzato bene. Se è bello esteticamente. Se è bello esteticamente va bene. Però ho sbagliato. C'è uno spazio di meno. Deve essere così. Scusate, chat. Cioè, mi confermate che questo è un metodo del cazzo? Cioè, perché non li mette tutti in fila senza questi spazi vuoti? Te dici così? Sì, non avrebbe molto più senso. Sarebbe molto più Pokédex. Meno personale. Però, cioè, siamo in una società capitalista. Cosa serve la personalità? No? Adesso voi andate qua dietro. Così si fa anche dello spazio. Wow. Scusa, volta a che punto eravamo arrivati? Questa volta eravamo arrivati a... Laggiù. Laggiù. Eravamo arrivati, se non sbaglio, qua. Giusto, perché eravamo bloccati con Bronzong e Bronzor. Da allora ho fatto pochissimo. Però quel poco in realtà è perché... sembra tanto per la semplice ragione che quei Pokémon lì casualmente li avevo già ottenuti. In un modo o nell'altro. Quindi questi qua ce li ho. E ho anche fatto questo box qua. Quanto è bello Gengar. Mi manca un Gengar. Perché devo scambiarlo per fare Evolver Hunter. Gengarum. Gengarum. Tutto questo qua. Abbiamo Machamp Gigamax. Finalmente. Catturato ieri durante la live di Pokémon Next. Grazie per essere così ho fatto qualcosa. Mirko B. Mirko. Con l'abbonamento con Prime per 5 mesi. Bravo. Mi sono rivisto tutti gli episodi di Vado tutti i Pokémon della N generazione. Tutti i video di Isaac fino a Pokémon Scudo. Ho fatto il quinto resub oggi. Mio Dio. È tutto attaccato. Bella lista con frasi spesa. Scollegate senza punteggiatura. Però grazie Mirko. Ci sono le ruote messe male. Le uotre. Ecco qua. Gengar lo trovi a giro nelle terre selvagge, credo. Vabbè, nel caso poi si scambiano. Non è un problema. Abbiamo Gengar che mi è stato regalato durante la prima live di Pokémon. Ciao ragazzi, sono mezzo fuori, ma è tutto a posto, tranquillo. Devo fare evolvere Phoebus. Kingler alla Gigamax, tipo. Sì, lo so, però non c'ho ancora. Male. Come mai, cosa stai facendo? Perché odio il re Gigamax. Perché sono così organizzati bene, sono un divertimento. Bellissimi! Credibili! Sasalt è divertente. Pazzeschi. Sasalt è divertente. Dimmi. Posta Seeking nel posto giusto. Seeking. No, non è nel posto giusto. Perché è troppo vicino a Gengar a quel punto. Cioè, ma capite che è una cazzata. Cioè, capite che ha molto più senso metterli tutti di fila, secondo me. Giusto così, è bello. Siamo arrivati a Milotic. Dopo Milotic arriva è quello sconosciuto e poi il Barba Pinch. Si è bagato tutto il messaggio di resub 10 minuti a scrivere per nulla. Non ti preoccupare. Io non ti scuso comunque. Ecco. Iniziamo un po' così. Spiritelli. Ecco qua. Dopo Milotic che c'è? Il 154 è un Pokémon che non ho. Non è che è mega Milotic. Impossibile, vero? No. Neanche io Gigamax hanno uno slot in più. Hai fatto, non ha fatto le superiori a volta. Kingler alla Gigamax. Sì, lo so che Kingler alla Gigamax. Solo che non l'ho ancora catturata. Ha fatto le superiori al Pascoli come me.
Ormai non rispondi mai su YouTube. Avrei avuto sfortuna. Negli ultimi mesi non ho risposto molto perché non potevo farmi spoiler. E tutti i messaggi di Pokémon erano tutti spoiler, ogni singolo. È Basculin. 154 è Basculin. Ah. Quello brutto di quinta. Cioè. Sì. Il pesciolon. Non ce l'ho, non saprei neanche dove cercarlo. Hanno messo tutti i pesci insieme. Sto pescando. Wishiwashi pescando. Andiamo a pescare Wishiwashi. Wishiwashi. Wow, c'è tuo fratello. Beh, in teoria sono quello che conosce la casa in... Parole tue? A Palma de Mallorca, tuo fratello no. Oh, shit. Quindi... Addio. Hai tirato troppo presto. Tira su. Ma qui puoi pescare solo se c'è cosa di acqua. C'è? Sì, c'è una stessa bollicina. Puoi pescare tanto gli slot con le bollicine. Yeah, Magikarp! Sì, però li hai ordinati male. Li ordino come piace ordinarli a me. Ma vedi, cioè, è quello che ho detto anch'io. Cioè, sono ordinati alla cazzo di cane. Mi piacciono così. Alla cazzo di cane. Cioè, almeno di che sure. Sono la... Hanno una logica e sono belli esteticamente, sono ordinati. Però se vuoi dire alla cazzo di cane, va bene. Beh, cazzo di cane. Ordinato? Cavacca. Vai, psicognomo, ora tu cambi gioco. Siamo da 10 ore qui su. Ti stiamo giocando. L'ha fatto pure prima, però ha sbagliato. Che coglione. Non ti meriti proprio di essere un mod. secondo me chi se lo merita. Dimmi. Fossoso. Vero Fossoso? Fossoso. Fossoso, scrivi. No, piano la scritta, non vuole il sound, non vuole il mod, basta. Vai sneaky sneaky e chiedi luce l'albero di Natale. L'albero ha una luce. Come non ha una luce? L'albero ha una luce. Come non ha una luce l'albero? Che cazzo di albero è? Di Natale? Però l'ho aperto, l'ho avuto. Lì hai l'1% di Wishiwashi. Ok, woo! Grazie. Per fortuna me l'hai detto subito. Addio. Dove si trova Wishiwashi più facilmente? Cercatelo su Google. Come hai portato Zacian al 100 velocemente? Così. Con le... caramelle esperienze XL. Fai così. Vai da Colossal, dici 30 caramelle, ok, arriva al 100. Perché questo gioco è molto difficile. Vabbè, no, è da endgame. Scherza. Sì, scherza. Non è un problema in questo caso. Nel senso che Kingler e Quagsire sono troppo vicini. Ah sì, perché probabilmente c'è uno spazio di troppo. Uno spazio in meno. Quindi poi ci penso. Vabbè, tanto spostare Pokémon è una cosa più veloce. Io l'ho trovato nel raid. Ma chi? Wishiwashi. Sì sì, ora secondo me stai dicendo tutta un'altra cosa. Ma stai ancora facendo il Lividex? Secondo te? L'hai letto il cazzo di titolo? Calmo. Scherza. Non ha donato 5 euro. Ah, infatti non l'ho offeso, io ho chiesto se aveva letto il titolo in una maniera un po' aggressiva. Lievemente un po' arrabbiato. C'è qualche altra zona in cui si può trovare? Si può trovare... Oddio, qua no. Non metterei di... Mi sa che si può soltanto pescare con una percentuale orribile. C'è cioè, nel percorso 9, al 30%. Percorso 9. 7, 8, no. Wishiwashi. Andiamo a vedere là. Se lo trovo, va bene, se no si trova un'altra soluzione in futuro. E suppongo che è diventata la tua spina ufficiale nel fianco al posto di Minecraft. No. Mi sto divertendo ancora. Minecraft non mi divertivo. Era da tipo un annetto che non mi divertivo con Minecraft. Però Minecraft, cioè sarebbe ganzo fare un affatto più di pace. Cioè riprenderlo ora che nessuno, cioè che almeno io non so niente. E vedere il che c'è, diciamo. Sì, vabbè, certo, se lo giochi senza sapere nulla è divertente come gioco. Un super blindone. Ma perché cerchi Wishiwashi se ti serve un biscuit? Perché Basculin non so neanche dove cercarlo, quindi per il momento cerco Wishiwashi perché ha meno un indizio. Non devo cercarlo su internet. Se mi sapete dire dov'è Basculin, vado a prendere anche Basculin. Basculino! Ma è Basculin! Guardate che bello questo Wishiwashi. Sì. Non ricordavo un po' di... Ma è shiny? Sì. Ah, dai. Tipo uno scambio, ti piace? Nel caso uno scambio. Però se posso trovarlo da me, lo trovo da me.
Posso tornare a pescare. Il Living Dex glielo rispieghi. Quindi c'è uno che ha chiesto: sarebbe catturare tutti i Pokémon più gli shiny e le forme alternative. No. Ma allora, di quello che sapevo io, in realtà è catturare solo tutti i Pokémon e metterli in ordine, cioè dal primo all'ultimo. Però lui cattura anche forme alternative. Le forme alternative e tutto il resto. Cioè, follia. Puoi anche fare di Living Dex shiny, ma con un'altra cosa. È sempre una cosa in più. Sì, cioè, quello è una follia, diciamo. Lo puoi fare se tipo l'hai già fatto all'inizio del gioco. Dal primo gioco dove c'erano gli shiny, ti sei fatto il Living Dex di quel gioco. Poi il successivo ti fai il Living Dex di quel gioco e ti riporti pian piano, certo, dietro. Ovvio. Quello ha senso, perché lo puoi... È gestibile. Ci spendi decine di ore, come non no? Vero. Per gli shiny? Ah no, per gli shiny, ecco. Sì, è normale. No, per gli shiny. Per gli shiny è tipo almeno 5 ore per un Pokémon. È perché è tanto masochista. Come gradi, in effetti. Dovresti farlo. L'ha fatto prima lui. Più che comunque, mi sa anche no, lui. No, no, shiny no. Questo è gruppo. Shiny? Ah, shiny no. Shiny no, no, no. Ho fatto il Limbindex, ma... Allora, ho iniziato dalla generazione più scarsa di Pokémon, che è quella che... Sole e Luna. Sole e Luna. Che ora non mi ricordo quanti ne hanno, però comunque pochi. Tipo 80 wow! Pokémon. Ah, ho utilizzato... Oh, che palle i Pokémon che c'hanno sta mossa. Ti ha fottuto, ti ha ucciso. No, semplicemente non posso catturarlo subito. Oddio, grandine, è vero, per fortuna sei salvato. Infatti, io avevo detto ti ha ucciso. Perché lo catturi? Perché non ce l'ha, giustamente. No, perché se utilizzo falso finale muore. Usa la... No, usa la rete, boh, era nell'acqua. Non è acqua, però. Non è acqua. Però l'hai pescato. La Escavol. Vabbè, guarda. Perché fare Limitex lo ritiene una cagata? Non è una cagata, è semplicemente molto dispendioso di tempo e non ce n'ho nessun buon motivo per farlo. In questo caso è un buon motivo perché c'ho un'intera linea evolutiva shiny. E quindi ho detto, boh, non l'ho mai fatto. Ad alcune persone piace vederlo pure su Twitch. Non ho neanche mai completato un singolo Pokédex in un gioco Pokémon. Ho detto, vabbè, facciamo... No! È resistentissimo. È fatto di metallo. Vabbè, ma poi fare... Cioè, alla fine, se non fai Livindex, secondo me è anche spray un po' Pokémon. Che alla fine, dopo che l'hai finito, che cazzo fai? Se non il Livindex, no? Quindi è un modo anche per giocare. Sì, è anche un modo per giocarci. Perché a questo punto qua avrei chiuso il gioco 30 ore fa. Ma comunque... E non l'avrei più acceso perché non c'è alcun motivo di accenderlo tecnicamente. Quindi mi devo creare un motivo. Perché purtroppo è così. Poi, quindi dicevo, io ho fatto il Livindex di Moon, cioè di Luna. Luna. E l'ho finito in poche, in realtà ci ho messo tipo 2 ore. Perché avevo già finito il gioco, eh. Quindi senza finire il gioco ci ho messo 2 ore. Non so come tu abbia fatto. E col condividi esperienze che ti dà tutti i Pokémon. Wishiwashi. È velocissimo. Perché poi facevi le uova. C'era un trucco per fargli escludere molto. Non c'è nessuno nel socio che ti aveva uno shiny del Lingdex. No. Ho un'intera linea evolutiva shiny. E l'ho guardato e ho detto, wow, questa qua è quasi da Livindex. Ho detto, facciamo il Livindex. A me che loro diventano branco, comunque mi piace un monte. È una buona idea. E scom. Vai, Velox Ball. Ho capito. Cattura critica. Davvero? E esce. No, non è possibile. Può uscire dalla cattura critica. What? Avrà una possibilità. No, esce facilmente anche. Infatti non mi era mai uscito fino a questo gioco qua. Però mi hanno detto che c'erano anche nei giochi vecchi che potessi uscire. Boh, non è successo neanche a me. E poi comunque una volta ho fatto quello di Moon. Adesso ho fatto quello di Rosso Fuoco. Che ci vuole un po' più di tempo, però insomma. Nemmeno troppo. Adesso dopo Fibas. No, perché in mezzo c'è Basculin. Se mezzo c'è... Come faccio con i Pokémon singoli? Cioè, vedi che è una stronzata il tuo fottuto Pokédex di merda. Te devi stare calmo. Guarda, è Snom nero. Semmai lui è Snom bianco. Snom è più che comunque bianco. Sì. Guarda, è un cuscino. È un Grabbin. What? C'ho Grabbin. Sì, c'ho Grabbin. Ci sono Grabbin. Dov'è? Poi per Grabbin. Me... Pyukumyuku, Snom e quello elettro nuovo. C'erano tutti un design molto simile.
Vabbè, sono tutti un insettino così con le due cose davanti. Adesso bruchi, cioè questo sono. No, lui non, più comunque non è neanche un coleotto. Vabbè, e l'altro non è neanche. Vabbè, non ma è l'ispirazione neanche. Sarà quella. Poi magari uno si inventa un po' il tipo. Dov'è? L'ho messo. Ho perso. Il 12. No. Dove ho messo più comunque? Qua. Più. Comunque che tipo è? È acqua? Più. È acqua. Sarà un coso dell'acqua. Un buco del culo portatile. No. No. Io penso che se poi uno esistesse nella vita reale farebbero una brutta fine la maggior parte. Vabbè. Guarda, più comunque anche dopo. Più comunque anche dopo. Sì, perché non li che metti culo? Questi tre in fila? Adesso visto faccio. Che sono singoli. Qua trovo Trabbish. Ah, è vero, qua trovo Trabbish. I sudici. È un cetriolo di mare. Dove? Come? Il coso. Sì, ma non ci assomiglia. O mi sbaglio io? Ma io cetriolo, cetriolo di mare è tipo un cetriolo. Ma il cetriolo non è lungo e verde. Che ha fatto Russo? Guarda che bello. Là c'è la... Una delle... Oddio. Là c'è una delle... centrali elettriche del cattivo. Che non puoi è vedere. Uno sfondo e basta. Bello questo gioco. Ragazzi, qual è la vostra generazione preferita? E perché proprio la seconda? Eh? Come mai vi piace la seconda? Tutto da solo. Ma come mai vi piace la seconda? La quarta. Vabbè, siete dei pischelli di merda. Stai, scherzo, sono bei giochi. Quarta è bella. Quarta per gli starter. Quarta per gli starter, mi sembra. Ma come gioco o come... No, come Pokémon. Come Pokémon. Come gioco, la quarta generazione è lentissima. Platino un po' meglio, se non sbaglio. Diamante e Perla sono considerati lentissimi, mentre... Quarta, quinta. Platino è più gestibile. Quarta. Non lo ricordo. Oh, ragazzi, ma... siete incredibili. Nessuno ha detto né prima né seconda. Ah, ecco, la quinta e la seconda. Grazie... Objective qualcosa nome in blu. Ho detto nome in blu sono illeggibili. Come gioco la quinta, la seconda perché è bella, bravo. La decima. La sesta, la decima, futurista, la quarta. La sesta come aspetto davvero molto carino. Cos'è questo? Chi è questo coglione? Chi è questo cretino? Cognamo, bannalo, bravo. Grande psico. Subito decadono con una velocità pazzesca. Queste live con il Digio Idra Jacopo, grazie per avermi accompagnato per 5 mesi. Ciao, siamo al quinto mese di seguito. Bitches, non usare questi termini. No, vabbè, scusa. La prima perché è la prima. Vogliamo più remake. La 8 bravo. Per i raid e per la lore. Sure. Ho capito. Non concordo, ma va bene. La seconda mi piace solo Typhlosion, che non si scrive mai così nella tua vita. Typhlosion scritto così è bellissimo. Gioco preferito, Gravier? Il mio Nero 2. E Nero 2 era bellissimo. Io mi ricordo Platino, ma Platino lo gioco da un sacco. O è Platino o Bianco 2. Allora, io penso come storia la quinta, per forza. Beh, come storia preferisco solo le lune. Alla quinta? Sì. In tutto il concetto dei Pokémon che sono chiusi nella Pokéball... Che lui quinta si incazza la quinta. E poi interessante, no? La quinta. Più interessante la quinta. La settima. Ho le idee chiare, non ti preoccupare. Sì, non fatti, bro. Ti preoccupare, okay. Succede di tanto. La terza e quinta. Ti avviso a un certo punto. Smeraldo Bastardi, ho capito. Rubino Mega. Rubino Mega, Art Gold. Va bene, avete comunque, diciamo, la maggior parte preferisce la quarta e la quinta. Quarta e quinta, con qualcuno seconda, qualcuno sesta. Sì. Ci sta comunque a senso. Veramente nessuno prima che abbia risposto seriamente. Complimenti. Ma nessuno l'ha giocata la quinta. Cioè la prima, eravate troppo piccoli. Bimbi di me. Che? Ciao, vai. Una pesona. È costante. Ultrasole è molto carino come gioco. Ma mi dispiace che appunto questa è il primo gioco che posso portare di Pokémon vero, perché Let's Go non si conta come al solito. Perché come al solito. Ma non si conta Let's Go come gioco Pokémon. Vabbè. Perché in realtà è molto particolare questo qua come gioco, perché è quello più
più all'osso. Comunque. È quello più. Che cacchio hai fatto? È acceso la torcia. Comunque, in bianco c'è Nero e. Cioè, in bianco c'è Reshiram. E in bianco c'è Zekrom perché. Se no, nella copertina non si vedeva nulla. Se ci pensi. No, l'hanno chiesto. Wow, una sciarpa di seta. Se sei un uomo, fai raid con Magikarp. Magikarp, Peter Cannone. Non ha tutti i torti. Piede punte. Oh. Cioè, ho avuto Toxtricity, soprattutto. Ho avuto un team orribile per la storia. Non avevo nessuno che imparava Levitroccia. Nessuno che imparava Fiele Punte. Nessuno che era di tipo acqua. Era di uno sbilanciato. Nessuno di tipo terra. Era di uno sbilanciato incredibile come team. Comunque, se ti piace il gold, ti piace la seconda generazione. Cioè, viene considerata quarta come sistema di gioco. Ma non è. Sì, perché tecnicamente è uscita nella quarta generazione. Sì, cioè. Non però no. Riot Gold e Soul Silver conta comunque come seconda, in fin dei conti. Sì. No, perché prima si stava ragionando su quanto fossero veramente brutti i Pokémon di seconda generazione. Proprio orribili. Per esempio, Murkrow, o come si chiama, il corvo. Sì. Poi c'è Miss Magius, bruttissimo. No, è Miss Drivus. Miss Magius è di quarta. Anche lui però brutto, eh. Bruttissimo. Mamma mia, orribile, un mostro. Poi c'erano gli starter Feraligator, inguardabile. Pessimo. Sembrava Rollboom. Rillaboom. Rollboom. Non ho mai capito il suo nome. Che livello si evolve Garbodor? Drampa che generazione è? Sesta. Magari no, settima. Essendo di quinta forse si evolve parecchio. Drampa è settima. Rutto. Bello. Esiste una mossa che si chiama Rutto? Sì. Non ne avevo idea. Vada tantissimo. Non ne avevo idea. Sarà di quinta. La impara Mac di solito. O Quizzing. What the f. Che cacchio si fa? Non conoscevo sta mossa. Rutto la usi te. Si evolve dal 36. Ok, si evolve dal 36. Perfetto. Livello 37. Almost there. No, abbiamo mancato 36. E ora? Non si evolve. E ora? Ma il comune mezzo comunque, gallo. Comunque, cioè, tipo, ha imparato un sacco di mosse. Ho portato dal 12 al 37. Vabbè, ma in tre livelli ha imparato Rutto. Prima c'era Accumulo. Malcomune. E adesso Malcomune. Cioè tre sì. A fuoco. Allora Garbodor, che lui devo catturare anche la sua mega giga evoluzione. Gigamax. Bello lui. Capacca. Mi piace. Cioè sono troppi ormai. Avete bisogno di benzina. Pokémon discarica. Eh sì. Ti fa pure rifornimento. Che comunque però dovete essere onesti con voi stessi. E se dite lui fa cacare, allora anche Mac e l'altro fanno cacare, eh. È vero, concordo. Se non ti piace Mac e Coughing, non ti può piacere neanche lui. Perché è la stessa logica, lo stesso concept. Sì. Poi puoi dire ovviamente che, non lo so, Garbodor non ti piace esteticamente perché non è fantastico. Però Trubbish funziona benissimo, per me. Un sacchettino rotto. Un sacchettino rotto. Anche critica alla vostra società orribile. La fate la differenziata? Rispondete. Rispondete numerosi, per favore. Cioè, perché non ho fatto la versione Galar con qualcosa di relativo alla riciclata in modo da dare l'idea ai bambini e istruirli. Lo rendevano pulito. L'hanno fatto con Weezing. L'hanno fatto con Mac e Grimer. Non era pulito. Era solo Grimer, dell'altro sì. Colore. Grimer, se non sbaglio, era pulito. Era perché pulito. Mangiava cose differenti e altre. Weezing assorbe l'inquinamento e tira fuori l'aria pulita. E allora sono dei coglioni. Non hanno fatto Trubbish. Poi forse mi ricordo male. Grimer non mi ricordo se era pulito. Bravi, bravi. Fate la differenziata. Bravi. I miei genitori la fanno, io no. Te sei un coglione. Ok, siamo a Garbodor. Ci manca Basculin, ma. Ma che semplicemente un Grimer più grande. È vero, è proprio così. Sì. Si ripete Senti Scotch. Ma là che bello Senti Scotch. Peccato non è l'evoluzione finale. Peccato che dal prossimo alla prossima generazione non avremo mai più Senti Scotch Gigamax. Ups. Oh oh. Troppi capitalisti, diciamo. Hai capito bene. Allora, dov'è? C'avevo in tutti, se non sbaglio. Eccoli qua. Sizzlipede, Sentiscotch. E dov'è l'altro Sentiscotch? Morto. È morto? Sì. Lui è il Gigamax. Lui è quello in mezzo. Gigamax. È quello in mezzo. Secondo voi è Gigamax o Gigamax? Adesso c'è Gigamax. Sì, anche secondo me. Eccolo qua. Però Gigamax mi fa ridere. Tieni stretto il mio Sentiscotch allora. Io non credo avrei voglia di cercare e resettare la partita per avere un
Senti scotch mio, Gigamax. Viagra, Max. No? Ci vuole coraggio a dare a Charizard 0 punti. Ma infatti Charizard... Charizard X 0 punti? Ah. Fa schifo. È pessimo. È un'idea orribile. E tutti adesso si sono resi conto... Ah, ma perché si concentra sempre su Charizard ed è l'unico starter con un Gigamax? Io vi ho avvisati, vi ho detto che è una pessima idea, che la direzione era sbagliata, nessuno mi credeva, e ora... Ma te prevedi il futuro ogni volta, lo dicevi anche dei... Colicoli, Caracol e Colossal. Ora qui lo si dice, qui lo si nega, degli elementi RPG in tutti i giochi a caso. Ora vedrete tra 3 anni, io do 3 anni. Ti ricordo anche i giochi di picchiaduro Arena. Adesso la gente sta iniziando a criticarli, perché sono tutti uguali. Beh, tutti uguali. Cioè, c'è solo Tekken. No, picchiaduro Arena del tipo Naruto Ninja Storm. Oppure... Ok. Capito. Vabbè, quelli non mi sono mai piaciuti neanche da tanto. Oppure Tenkaichi. Colossal ti serve per le uova. Vabbè, per il momento tengo lì. Tanto non sto facendo uova. Wizzing Gigamax è un bong. No, perché? No. Perché? No. Già Wizzing Gigamax, Wizzing Galar non mi piace. Ragazzi, non fumate, eh. Non mi piace perché in realtà di Consta ci può anche stare. Potrebbe essere una buona idea. Il problema è che sono tutti così. Voi vi starete chiedendo: come mai hai 2 Wizzing? Quel coglione del Dicio per caso ti ha evoluto un Koffing? Che te avevi catturato perfettamente? No. Vuoi per vedere quanto ho preso a compito di francese? Ma visto che ti ami russo, poco. Molto poco. Addio. Bravo Dijo, grazie. Quale gen ha le host più belle? L'ottava gen ha davvero delle ottime host. La quinta è anche buona. L'ottava è davvero buona per le host. Ma in generale sono tutte... Sono tutte buone. La settima non mi ricordo nulla di particolare. Alcune anche iconiche, diciamo. La settima è una di quelle lì dove... mi ricordo poca musica, davvero poca. Probabilmente la cosa peggiore per fare un gioco Pokémon, perché molto spesso sono subito iconiche e facilmente riascoltabili. Sai qual è la cosa peggiore per fare un gioco Pokémon? Spammare Charizard. Basta. Quindi la Switch te la prendi? No, ne... catturalo te. Non c'ho soldi. Cioè, se io avessi soldi, ragazzi... Cioè, io so che te psicognomo guadagni... Sì, beh, va in borsa. Non si fa così. No, c'è il tasto veloce e c'è la mossa falso finale. Vabbè, ma io ora sono abituato alla prima generazione. Un po' così. Leggendario preferito? Ma sai, non ci ho mai pensato. Raga, ho preso 6 in matematica. Kinky. E lui prendeva 8, tipo. 7, 8. Le kill fa. Lui prendeva 10 a fisica. Sì, vabbè. Non erano compiti difficili. No. Prendevo tipo 9,5 io. Molti prendevano 3. È a condizioni particolari. Situazioni molto particolari. Il leggendario preferito di Firewolf Game sei te. Il mio leggendario preferito, ma adesso io... Giratina è bello e... Dark è conta come... Dark è... No, Dark sì, è leggendario, sì, non è il segreto. No, leggendario. Il segreto era Manaphy. Sì? No, Fanfi, che era il figliolo di Manaphy. Tipo, qualcosa del genere. Solo a me piace Ultra Necrozma. No, piace un sacco di gente Ultra Necrozma. Ma Necrozma in generale è bello. Tutti gli Ultra sono belli. Cioè, belli. Sono fattibili. L'Ultra Creature? Sì, a me piacciono. Ci stanno. Ho finito l'università, nel senso ho finito e che non ho più lezioni? Sì. Ho finito nel senso sono laureato? No. No. Ma nemmeno vicino. Entai è bel leggendario. Entai o Entai? Entrambi sono Entai alto livello. E... c'ho Dugtrio? Qui lì dici... Sì, ce l'hai, l'ho visto. Non ti manca Diglett. Vedi, ad esempio, Dugtrio è una bella animazione. Però è un brutto Pokémon. È un brutto Pokémon, quello è il problema. Perché i brutti Pokémon hanno delle belle animazioni? C'è anche Mr. Mime. Perché sono di prima. È vero. Si ritorna sempre lì. Cacchio. Si ritorna sempre. Eccetto lì. Che tipo Blastoise è così. Ma Blastoise, poverino. A me ha... Il quinto è animato meglio. Senti, a me Blastoise fa anche un po' cacare di su. Ci sta.
che è questo ma... oso quei cannoni a caso. Non c'avevo pure una la pre-evoluzione di Axcarel? Scusa, te l'ho liberata io. No, l'hai allenato? Chi? No. Non ce l'avevi proprio, cioè non mi pare di averla vista. Ok, quindi devo fare due uova. Devo fare un Diglett e devo fare un Excadrill con Drillbur. Ok, cose. No, non posso dirlo. Blastoise non ha senso. Blastoise è... Blastoise non ha senso. Cioè... è molto un prodotto dell'epoca. Va bene, ok, ci sta. Se me lo rimetti in questa ottica, sì, ma se no di per sé no. Rock'n'Roll, Boldore e Gigalith, non ho nessuno. Ma loro non fanno. No, non... sì. Rock'n'Roll è carino e Gigalith è bello. Boldore non mi piace. Boldore è... Boldore è... Gigalith ci sta. Shiny? Ma... come Shiny? Shiny è con... invece di avere rossa c'è la... azzurro. E il colore della parte più scura diventa un pochino levemente più viola. Beh, però lui... però se ti piace lui... ti piace anche il coso. Lui. Il grattacielo lì. Perché sono abbastanza simili, guarda. Duraludon e Gigalith? Abbastanza. Cioè, lui è più brutto, però... lui non c'ha pattern a caso a random. Vabbè. E non è un drago. È un drago? È un drago! Mi mancava questo piccolo passaggio. Pokémon di quinta sottovalutissimi. Allora, i Pokémon di quinta non è che sono sottovalutati, è che sono tanti. Alcuni sono davvero belli, alcuni sono davvero brutti. Quindi si compensano. No, ma poi molti... quindi se vuoi criticare la quinta è facile perché ci sono Pokémon brutti. Però se vuoi anche elogiare è facile perché ci sono Pokémon belli. No, ma secondo me molti hanno buttato merda perché voleva essere la nuova prima generazione. Sì, volevano iniziare da capo. La gente dice, oh, dov'è Charizard? E ora abbiamo solo... adesso Charizard. Abbiamo solo Charizard. Maledetti. Infatti, secondo me in realtà era un'ottima idea. Non ci sono dei Rock'n'Roll. Infatti sì, ma infatti era divertentissima la quinta generazione. Io non so quante volte l'ho rigiocata. Anche perché ero un bambino demente. Dove sono i Rock'n'Roll? E continuavo a resettare. Dove sono i miei Rock'n'Roll? Ma poi Gardevoir fa schifo apposta. Gardevoir? Chi è? La spazzatura? Sì, vabbè, sì, infatti quello si diceva prima. Cosa ne pensi del Rewind? È un video di WatchMojo. Sì, è una top 10. Non top 10. Potevo farlo io. Oddio, ecco un Diglett, trovato. Sì, c'era anche davanti Rock'n'Roll. Ho fatto poop. Non mi piace esempio, perché come ha fatto i Pokémon nell'Overworld, già esteticamente c'è un sacco di pop-up, sì. Ma anche i Pokémon nell'Overworld fanno un sacco di pop-up. Secondo me... il tipo che si ci fa con la bici, sì, o Snorlax, sì, che ti escono da pavimento. Però lui secondo me ha senso. Diglett? Perché ha una talpa, quindi se ti sbuchi da sotto... certo. Ci sta. Va gli benissimo. Altri, cioè tutti gli altri no. Fake finale. A Fossoso è piaciuto. Ti piacciono le top 10? Potrebbe essere fatto con Windows Movie Maker. No, vabbè, però nel senso ti è piaciuto perché? Perché hanno solo mostrato i video più piaciuti? Cioè, basta. Un Diglett di Alola è un Diglett con i peli pubici. Ma in realtà quei peli... tutti Pokémon Alola... ma in realtà quei peli sono... cioè hanno senso. Ci sono fili di ferro tecnicamente. Però che cazzo me ne frega. Sono capelli. No, va bene, certo. Però nel senso Diglett allora. Una talpa no. Diglett tecnicamente, se non sbaglio, è una talpa. A me è l'ispirazione. Invece a me il Pokémon che piace parecchio è Drillbur, tipo, che è la talpa di quinta, appunto, con gli artiglioni. Secondo, sto cercando di alzare il volume della musica ma non riesco a trovarla. Questo è un problema. Perché si è chiusa? Che cacchio ho aperto? Ecco qua. Questa volta è un pochino più bassa. Ora la sento anch'io. Meglio così. Sono stato in silenzio a bocca aperta, ma non viene niente. Oh no! Ma che succede? Troppo alto. Troppo alta ora. Troppo alto. Però non vi fa ma bene nulla. Vi copre. No, beh, dei picchi d'audio non dovrebbe essere un problema. Cioè, picchi d'audio non è neanche la metà di quando parlo io. Ma non ti preoccupare, bisogna manco io. Però è arrivato allo stesso livello di quando parli te. Parlo il doppio della tua audio. No, è che te sei più vicino. Grazie al cazzo. Sì, ma a parte spostarlo, cioè, te sei tipo così.
Grazie a cazzo se parli più forte di me. Eh? Te no. Dici? No, comunque ce l'ho altissimo anche io. Qua, scusa, adesso ti le orecchie sono morte. Un idiota. Ti qua. Sei distante. Sei antibatterico? Ma sicuramente. Ma in realtà. Stai leggendo Attack on Titan? Allora, io sì. Io no. Io sì, però. Cioè, io devo dire, a differenza di quello che pensa Gravier, molto bello. No, non ho detto, io non mi ho detto che è brutto. No, però hai detto che comunque non ce la fai a leggere. Però comunque, insomma, hai letto solo la prima parte, diciamo. Non mi piace la caratterizzazione dei personaggi, non mi piacciono i disegni. Va bene. Diciamo che sei arrivato all'anime, però comunque. Eh? Ti manca lui. Con l'asse. Sì? Sì. Sure. Però diciamo sei arrivato dove è l'anime. Diciamo fino all'anime per ora. Sono tipo 4 stagioni, eh? Sono 3. Diciamo non è chissà che. Vabbè, la terza è divisa in 2, sono 4. Da quella dopo, da adesso, diciamo. Lit as fuck. Sì, okay. Ti assicuro cambia veramente radicale. Cioè da così a così. Anterante? A te, ma bellino. Ha rubato il chakra a Naruto. No, non è vero. Come è venuto bene. Scherzo. Fai lo scambio magico. Poi nel caso li faccio. Adesso mi concentro su catturare Pokémon finché ci sono. Io penso che Boku no Hero Academia, insomma, ma che si chiama? Ma Hero Academia. Per dove sono arrivato io, che quindi è il dopo il torneo. Mi pare appena dopo il torneo. Seconda stagione? Sì. Questo è presto? Forse ho visto anche la terza. Non me lo ricordo. Però per ora mi sembra veramente banale. Banalissimo. Ci sta. Cioè, sono dei. Torneo organizzato bene, carino. Però sì, è sì, banale. Concordo. Però so che anche questo dopo diventa bello. Mi piace tantissimo da. Ora ci dovrebbe. Fine di terza stagione in poi. Io penso che ora ci dovrebbe essere la cosa di Milo, no? Sì. Quindi da lì dice sia bella. E qui sono arrivato. Mi piace molto. Che presentano i tre. Che sono sì. Milo e l'altro è. Milo gli fa il culo. E lì finisce la serie. Power! Esatto. Quindi io da lì in poi non so niente. Eccoli qua. Ce l'ho due invece. Fino a lì è un anime shonen banale. Sì, è molto ispirato a Naruto, palesemente. Avete mai letto Berserk? Non ancora. Di sicuro lo leggo. Comunque, ti chiedono se vuoi avere un animale domestico. Io comunque ho un gatto, ho sempre avuto gatti. Io non ho animali domestici perché mio padre è allergico al pelo di ogni animale. E mia mamma dice no. E miglior anime secondo te? Si alza il vento. Va bene. È un anime? Lui ha scritto Wari no Sera. Non so cosa sia. Cioè, e a me da fastidio quando le persone dicono il nome giapponese, nonostante sia stato ideato un nome internazionale. Sì, poi magari si aspettano e tu. Mi dà un fastidio incredibile. Perché in realtà è anche un insulto in realtà all'autore, perché ci pensa in modo anche preciso quale deve essere quello per il resto del mondo. E poi la gente dice fa lo weeb e dice il nome aia, giapponese. È vero. Tantissimo. È quello. Comunque sì, nel Living Dex vanno messi anche le evoluzioni degli start. Ovviamente, cioè devi fare tutto il Pokédex. Non ho ancora letto The Promised Neverland. No, però dice sia bello, però ci sono diciamo c'è una fanbase molto particolare. Sì. Frizzante. Non lo so, quello non ho idea. Boh, io direi yaoi. Vabbè, perché se il pubblico è a maggior parte femminile succede quello ogni volta. Ti manca anche lui. Infatti. Vieni, Raggerola. 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 Mamma mia. A che punto sei con il Living Dex? Lui ha un terzo. Io non ce l'ho. Ha in circa. Tipo One Piece. One Piece non c'ha una fanbase prevalentemente femminile. Ma poi cosa c'è? One Piece è una fanbase mondiale. No, vabbè, ma forse. No, One Piece forse si riferiva al titolo.
magari in giapponese è diverso. No, One Piece è in giapponese anche. Allora, per il discorso che te dicevi, uno si pensa per un titolo internazionale e One Piece per tutti è One Piece. No, intendo, non intendo titoli in quel senso lì. No, è buono, io intendo titoli, intendo titoli nel senso Seven Deadly Sins, che in giapponese si chiama che c'ha un nome particolare in giapponese, però è stato ideato anche con il nome Seven Deadly Sins per il resto del mondo. I sette peccati capitali. Esatto. La canzone di sottofondo qual è? Non lo sappiamo, ma se cerchi Pokémon Relax volume 3. Davvero? Sì, è il terzo volume. Quella con Lopunny, Gardevoir, Bryxen, sì. Sulla copertina. Sulla copertina. E questa lì dovrebbe essere a metà. Ho finito le Pokéball. Come fai? Usare le Megaball? No, Master. Così. In effetti potrebbe scappare. Però ecco, sai una cosa. Non voglio rischiare. Sai una cosa a me è dispiaciuta e qua non l'hanno messo. Potevano mettere i cani leggendari che scappano per la regione. Cioè, potevano mettere qualcosa da seguire, tipo. C'è. Sì. Sono gli eventi Giga Dynamax di fine gioco. Ma c'è Baldo Scudo, Drango Baldo che... Va bene, va bene, sì. Perché loro sono i leggendari di questa generazione. Ok, d'accordo. Si volevi un Latios o Latias oppure i cani leggendari. Sì. Oppure mettevano che potevano andarsene via anche Moltres, Articuno e l'altro. Popone. Sì. Moltres, Articuno e Zapdos. Serve un altro Greola. Comunque ti hanno consigliato per la prossima volta Poke and Chill. Metti quella playlist che è fantastica. Sure. Se mai finisse questa. Dai, due o tre ore. Siamo a posto. Allora forse non era a metà questa canzone. O forse sì, non so. Non so, forse da Game Freak cosa cambieresti di Pokémon? Tutto dalla prima all'ottava gen. Ho fatto un video riguardo. Ma in che senso cosa cambieresti? Cioè, tecnicamente ho fatto un video riguardo. Ah, io leverei alcuni Pokémon, tipo gli Wubat, questi qui sono orribili. Si stanno che abbiano messo loro invece di Golbat, Zubat, quegli altri. Boh, magari si erano stufati. Comunque, i raid dell'ottava generazione. Cioè, allora, o fai un online migliore. E a quel punto, ok, magari ci sta. Sto comunque da migliorare in raid, eh. Vabbè, però, insomma, facciamo piano piano. Cercando Roggerola. Un altro. Perché mi serve Roggerola, Boldore e Gigalit. Gigalit non si vuole per lo scambio. Non credo. No. Vabbè, nel caso mi serve comunque. Non me lo ricordo. Oh! Oh, oh, po' buone. Metà dura. Però, ecco, mi piace che qui ogni tanto riappaiano gli oggetti. Addì! Addì, poco brutto. Gigalit. Non è Gigalit. You sure about that? Non lo so. Ricordavo Gigalit. Non lo stai a ascoltare. Gigalit. Gigalit vuole per scambio. Vabbè, non importa. Vedi? Sono bravo. Quando ci saranno video di Super Mamma Mia? Quando... Boh, uscito 2 giorni fa. Perché le avresti Absol? Absol è proprio bello. Absol non mi fa impazzire. Però ci sta. Però neanche da allevarlo. No, da levare no. Da levare ci sono altri Pokémon. Tipo Rillaboom. Ma soprattutto cioè più che levarlo, diciamo rifarlo da capo. Ci vuole poco in realtà per fixarlo come design. Poco. Un po'. Però puoi fixarlo. Potresti farlo anche meglio. Sì, ma non ci vuole troppo per renderlo diverso. Smette di dissare Rillaboom. Come quando sure. Quando tornerai definitivamente nel canale. Che significa? Ho fatto video ogni giorno fino ad oggi. Ma ti droghi? No, quando... Basta insultare Rillaboom, è bello. Ma. È tipo uno dei Pokémon più overdesign di sempre, ma... però vabbè. No, vabbè, scusami, ma perché è bello? Cosa ti piace? Ti piace il cambio completo dall'evoluzione prima? Ti piacciono i quadrati grigi sulla schiena a caso? Ti piace che sia uno scimmione proprio gorilla? Eh? Ti piacciono i capelli che sono poligoni così messi a caso? Ti piace la non semplicità del suo personaggio? Ti piace un tamburo che è comparso così? Un tamburo tra virgolette? Cos'è che ti piace? No, racconta. Ti piace il tamburo lo mette dietro ai capelli alla Super Saiyan 3? Cosa ti piace? Racconta.
I capelli a dire il vero mi piacciono. Bravo. Ti piace la terza generazione? Ti piace Shiftry? Com'è che si chiama? Quello... Sì, Shiftry. Che ha più o meno i capelli simili. Ah, ma no, Shiftry è fatto meglio. Vabbè, però nel senso come... Punzoni. Fa vedere Shiftry un secondo. Cosa. Perché Shiftry me lo ricorda migliore. Sì, vabbè, no. Direi la Bunzi. Vedi? Qua, Shiftry. Vabbè, però i capelli... sono meglio. Però sono simili. No, sono stessa logica, ma sono esteticamente migliori. Sì, io ho detto sono simili. Non ho detto sono peggio. Più appunte, sono fatte in questo modo qua. L'altro c'ha quadrati così a caso. C'è pure il ciuffo che fa... Sì, il ciuffino c'entra nulla, però vabbè. Absol mi sembra che sia un po' banalissimo. Falsa la flip. Ma perché è banale? Cioè, cos'è allora? Cos'è che non è banale, secondo te? Baldur, Gigalith, Conkeldurr, ok. Cioè, è più banale Magnemite? Eh? Voltorb. Voltorb? Voltorb per me è uno dei Pokémon peggiori di sempre. Però, cioè, nel senso, sì... Svolge una funzione. Devi stare attento perché c'ha la pietra stante. Carino. Gatto picchio ti sta... Torterra, best Pokémon di terra. Sure, diciamo di terra. È anche terra? Non mi ricordo neanche. Io pensavo fosse solo erba. Avrebbe senso. Domanda di 1000 euro, cosa ne pensi di Samurott? A lui non piace. Ne avevamo parlato prima. È bruttissimo Samurott. Lui non piace perché cambia troppo dalle evoluzioni precedenti. Non c'entra un cacchio con Dewott? O con Oshawott? Bidoof non è banale. Insomma. Chi è Bidoof? Il quello di quarta generazione. Ah, il topo. Sì. Infernape è Pokémon di fuoco. Il mio stato preferito di tipo fuoco è Infernape. Io non lo so. Non lo so, non ho una forte opinione sugli starter. Sono tutti un po' ok. Alcuni belli, alcuni brutti. Gemmo forza, imparala. Una mossa importante. A uno non piace Dragonite. Non c'entra nulla. Ma infatti Dragonite, in teoria, doveva essere l'evoluzione di Charmander. Mi pare. C'è gente che dice Magikarp, c'è gente che dice no, Charmander. No, ecco, di Magikarp, è vero, di Magikarp. Perché ha... Per me è logico che diventi Dragonite. Perché esteticamente Dragonair e Dragonite ovviamente non c'entrano moltissimo. No, infatti questo è quello che lui diceva. Però logicamente ci stanno. Cioè, per come sono giustificati in fin dei conti. Boh, però era anche carina la... A me veniva detto, ma guarda, ripassati la lore di Samurott e tutto il background di Samurott per capire del perché diventa così. Non c'è motivo. Perché diventi spadaccino, quindi ovviamente diventi a quattro zampe. Più che altro, ma più che altro è che c'ha le spade qui. C'è problema, ma diventi a quattro zampe? Boh, prima era a due zampe, diventi a quattro zampe perché sennò spadaccino? Non lo so. Non mi torna molto. Comunque, sempre meglio dell'emo qui di ora, secondo me. Schizzle? Sì. Schizzle non mi piace. A me proprio lui non piace. Poi più che altro è troppo secco. Bidoof è un castoro. Sì, il Pokémon roditore. Diciamo io semplifico dicendo topo. È il Rattata di questa generazione. È il Pokémon roditore. C'è ogni volta un roditore per generazione, che è il Pokémon che trovi nelle prime strade di tipo normale. Eccolo lì. Come mi hai detto, il Pokémon cane. È il Pokémon a quattro zampe in realtà. Perché ci finisce anche dentro Shinx, ci finisce dentro Rocca, ci finisce dentro... Ah, Shinx è un cane. È un leone. Appunto, non c'entra però. Un leone. Quanto era... Brutto Shinx, comunque. Brutto Shinx. Brutto. Brutto Shinx. Mamma mia, orrore. Sapete che altro è brutto? Ondun, quello di seconda. Ondun. Il cane, sì, brutto. Brutto Ondun. Mamma mia, inguardabile. La Mega, tra l'altro, inguardabile. No, la Mega, beh, brutto. In Borson. Pokémon preferito del Digio? Che cazzo ho fatto? No. Pokémon preferito del Digio è Joltik. A me piace troppo. Joltik davvero? Sì, è. Joltik è bello. Io ci ho sempre pensato. È un ragnetto piccolo. Anche l'evoluzione mi piace molto. Per quanto Galvantula. Per quanto non mi piacciono i ragni, però sono veramente carini. Jinx non è una merda.
Vabbè, Jinx finisce come Mr. Mime. Era la prima generazione quando cercavano di fare Pokémon molto umanoidi. Ma che poi molto. Che poi. Vero. Abbastanza. Era comunque ispirati più che altro umani. Uno è ispirato a un mimo, l'altro è ispirato alla canto. Ah, vabbè, sì, loro due. Sono quello. Secondo me la cosa che frega molti. Ah, devo prendere pure Wubat e Swubat. T'avevo detto. Fuck! La cosa che frega molti in realtà della prima. Ed è il motivo del perché alcuni design della prima sono molto solidi. Sono più solidi rispetto a design delle generazioni successive. È perché i design della prima sono stati rifatti con il passare del tempo. Mentre l'altra generazione non succede mai. Tipo, Pikachu diventa più sottile. Ah, sì, Charizard sì, ha due corni. Golbat perde la lingua fuori. Tutti in realtà i design della prima sono stati ritoccati e rifatti un pochino col passare del tempo. Cosa che le altre generazioni invece non succede. Perché sfidare? Perché la bici si controlla così. Ah. Ho capito. Non posso fare. Può farlo Zacian, ma non io. Nicki Minaj ha ispirato a Jinx. No. È vero. Pokémon brutto che potrebbe essere fiero è Dragon. È quello con le tre teste. Sì. Ma non è brutto. Non mi ha fatto impazzire, però. Se ne pensi di Hydreigon? Ma a me piace. Perché non mi piacciono le due evoluzioni precedenti, che poi diventano una cosa un pochino diversa. Però. Di quella io preferisco piace. Axos. Di quella generazione lì. Sai che è bello? Tu. No, scusa. Non mi ricordo chi era. Il drago di seconda. Io sempre lì. Il drago di seconda è bellissimo. Tyrantrum. Sì. No. Tyranitar. No, allora no. Di terza. Flygon. No, quell'altro. Perché Dracovish mi viene in mente. Quello che la mega sì, evoluzione lo so, che diventa un Furundam. Lui è bellissimo. Vabbè, insomma, hanno capito. Samillion. Saonda. Salamence. Lui è bellissimo. C'ero lì vicino che non mi viene in mente. Salamence è bellissimo, veramente. Stasera niente crepe. È stato proposto un tiramisù, ma non ce la si fa. Abbiamo mangiato. Parte benissimo. Troppo. Abbiamo mangiato un monte di riso col pollo al curry. Casa mia si mangia bene. Ah sì. Beh, diciamo che la cucina a casa di Gravier è come la seconda generazione. Brutta. Brutto orrore. Oddio, brutta. Che ha cucinato mio padre? Che ha cucinato? Te. Capito. Si cognomo. Se no non mangi. Devi nutrirti. Esatto. Ti dicono, secondo te Rillaboom ha lo stesso problema di Samurott, ossia che manca coerenza tra la linea evolutiva di prima e dopo? Non è che manca coerenza, è... C'è un punto vita. È... che è proprio brutto. È sbagliato, è proprio... C'ha... È la cosa tipica di Grookey e Tuaker, che hanno una mascherina in faccia. La mascherina in faccia viene messa sul petto dopo. Cioè che poi non è che viene messa, è che diventano solo dei pettorali di diverso colore. La forma degli occhi cambia. La bocca diventa invece di essere arrabbiata come tua, che ci starebbe molto meglio. Infatti l'arto ufficiale non c'è la bocca contenta, c'è la bocca arrabbiata, e funziona già meglio. Lì invece è così. Tremendo. C'ha i capelli che sono inguardabili, che non c'entra nulla come le versioni precedenti, che c'aveva sempre quei ciuffi davvero carini, che appunto si collegavano anche al suo strumento. Ci metteva i due bastoncini per fare una cosa in testa. Poi diventa, ci metti il tamburo, perché è un tamburo? Comunque secondo me avrebbero fatto meglio a renderlo tipo erbalotta, così. E i due cosi, lui ti picchiava con quei bastoni, sarebbe stato molto più ganzo. Com'è la quarta gente, chiedono? Tanti pregi e pochi difetti ma molto visibili. Poi io non so quali siano... Tanti pregi con pochi difetti ma molto visibili. Concordo, ha senso. Quali sono i difetti molto visibili? Cioè, allora, io il difetto che ho trovato della quarta generazione è la lentezza. No, penso esteticamente come Pokémon. Tipo Rhyperior a me non piace. Rhyhorn, Rhydon, che muove diventa sì, Rhyperior. Sì, sì, sì. Che cambia colore, cambia forma del corpo. Tecnicamente il Pokémon stesso però in teoria lo giustifichi perché viene scambiato con oggetto, quindi diciamo che non è proprio un'evoluzione però naturale. Non può, però il problema è questo. Rhyhorn e Rhydon sono tra i Pokémon più belli di prima generazione. E che hanno preso e hanno ricambiato completamente. Cioè, ovviamente, come diciamo Pokémon singolo potrebbe anche funzionare in realtà, non è... orribile. Però lo devi paragonare ovviamente al resto della linea evolutiva, diventa più brutto. Perché ovviamente è anche una donna, una cosa aggiuntiva successiva. Mentre Electivire, Magmortar, Magnezone sono dei fix ottimi per la sì, Pokémon di prima. Ma soprattutto Magnezone. Ho già preso entrambi i Pokémon. Sì. Hey, nice. Poi aspetta, stavo pensando a qualcosa qui di qua. Un po'. Che lui si evolva con livelli? Sì, lui si evolva. No, lui con affetto.
Ah, ma è Pokémon che si evolve, no, effetto. Sì. Vabbè, lo tieni in squadra per un po'. Leva raffica, gli serve garanzie. Rillaboom ha le maniche che mi danno fastidio. Rillaboom ha anche una cintura di foglie. Ha dei quadrati insensati sulla schiena. Ha un tamburo che non ha senso. A che livello si evolve con la... Si evolve tramite amicizia. Fuck. Ok. Audino è una mega evoluzione. Audino è una mega evoluzione. In realtà la mega evoluzione di Audino non è brutta. Ha ricevuto un sacco di critiche perché... Perché Audino... Nessuno gli frega un cacchio da Audino, ovviamente. Quindi dice, perché l'unico Pokémon di Quinta ha scelto Audino? Che è assolutamente comprensibile. Ma esteticamente non è brutta in realtà. Ti devono dargli delle bacche per l'affetto. Così si evolve velocemente. Quali sono le bacche per l'affetto? Io mi ricordo in... Nuovamente a livello di specifica, nuovamente... Ah, oh, ok, perfetto. In, no, in Pokémon... Ne do tre. Non so quanta ne servirà, sinceramente. Ho più caramella esperienza che quelle altre, quindi proviamo. Mega più bella, secondo me, è... Per me è Bannett. È Houndoom. Per me è Bannett... Vabbè, sì, ci sta. Perché non cambia molto. No, cambia, però secondo me... No, tu stai pensando a Lopunny. Ti che hai detto? Bannett. Diventano due teste dietro. No. Cazzo è? La bambolina spettro. No, che quella con tutte le cerniere. Sì. Probabilmente mi piace Kingdom Hearts. Cioè, diventa una sartoria il porno. E mi piace un sacco. Capisco benissimo tutti i problemi estetici di quel Pokémon lì, ma mi piace. Okay. Ancora. Mangiate facche pomodoro. Gravier, ti seguo dai 15 iscritti. No, anch'io. 10.000. Anch'io. Dai, evolviti. Vorrei una ragazza che mi parti come il 10 o 40 gradi. Nice. Ah, perché mi devo girare per guardarlo. No, ma anche io uso la campanella. Lo so che devo dare la campanella, ma gli fa aumentare l'amicizia piano piano, se non sbaglio. Stavo detto dagli la droga e pensavo lo facesse evolvere subito. Invece no. Personaggio preferito di One Piece? Io so. Buonasera Ninotto, t'ho letto adesso. Personaggio preferito di One Piece, ma... Camanella vorrei... più caramelle, io ok. Io non vorrei dire che se ne frega, però... cioè, voglio dire che... personaggio preferito di One Piece, non ce l'ho neanche in mente. Che parapsichico a questo livello qua. Quanto sono più potenti i Pokémon di Quinta rispetto ad altre generazioni? No, vabbè, insomma, 41 è altino. Alto. C'è un Pokémon che non imparano psichico. C'è coso, Mewtwo lo catturavi con psichico. Vabbè. Sul leggendario. Quindi sì. Poi a livello 70. 70. Usa il campeggio e cucina. Il campeggio e cucina il curry come noi stasera. Buono. Non ho ancora fatto un singolo campeggio. Poi stavo pensando a qualche altro Pokémon brutto di seconda generazione, ma nessuno in mente. Ce ne sono parecchi. Stuntler. Ah, ecco cosa stavo pensando. Stuntler fa schifo. Sai cosa c'è di quarta brutto brutto? Mm-hmm. Munchlax. Brutto. Quanto è brutto. Mamma mia, brutto. Mewtwo Y è tra le migliori mega. Mewtwo Y è bello. Qual è? Lo preferisco a... È quello che sembra... È il robottone o Majin Buu? Majin Buu. Boh. Ma a me non... Noibat, Noivern, Onix... Da 1 a 10 quanto do al canale di Gravier? Non venduto. Si può dire? Si è iscritto a 10.000 iscritti lui. Per ora. Solo perché ha scoperto che era... Sì, il mio è Buggy il Clown. È vero, lui Buggy il Clown è Buggy granzo. Buggy è bello, è vero, Buggy è vero, bello. È vero. Dirò anch'io. Buggy è davvero un personaggio geniale realizzato davvero bene. Anche a con lo skip diventa anche più ganzo. Sì. Da 1 a 10 quanto gli do? Di 4 non è bello, però pass. Quel baffon.
Non ti piacciono i baffoni a caso? Peli, peli di culo sotto il naso non mi piacciono. No. Onyx. Onyx e Styx. Onyx Styx. Non credo di avere... Styx? Styx, Styx, ragazzi? Brutto. Quella seconda. Lo so, brutto. Mamma mia. Styx è mio, ma non credo di avere un Onyx mio. Credo di avere un Onyx, ma non mio. Umbreon. Brutto. Scherzi. Di questo voglio un mio Onyx. No, secondo me è tuo. Aspetta un secondo. Dal nome. Ho sposto a farlo a caso per la mappa. Dynamo for me è sopravvalutato. Chi è? Si evolve in Electros. Pokémon di quinta. Non Pokémon è vuota. Pokémon di quinta anguilla strana elettrica. No, a me piace. A me piace. Chandelure. Bah, bellissimo. Chandelure è uno dei migliori Pokémon Spettro. In generale, Pokémon Spettro sono sempre fatti molto bene. Il più brutto è Sandygast. Il castello di sabbia. Eccolo qua, Onyx. Bello. Era qua da sempre, non l'ho mai toccato. Era qua da sempre. È andato male. No, sta c'è no, eh. Sta c'è no, eh. Oddio. Qualche tutorial. Momento di tutorial, da un po' che non abbiamo. Oh mio Dio. Ma Volcarona, allora io sarò scemo, eh. Ma a me non piace. Mi piace. Perché? Mi piace proprio come tipo insetto. Urchia! Fazza finale, Onyx, messo nel culo, eh? Fatta fossa. Bella l'animazione Danzas. Di fossa, eh? No, ho levato l'animazione. Ah, ok, scusa. Stavo per... Belle queste animazioni. Mi piacciono un sacco le animazioni dove tipo il Pokémon fa un attacco e l'allenatore dietro scompare, te lo vedi benissimo che scompare. Appena finisce l'attacco, prima che si sposti in quadratura, ricompare. Sì. Quelli sono i più belli. Oh, meno male hanno tolto 500 Pokémon per questa animazione, eh? Che non siamo ancora a 1000 Pokémon. No! Ma devo usare sdoppiatore? Sdoppiatore. Comunque secondo me lo catturavi con una Pokémon normalissima. Cioè non c'era bisogno di uccidere. Silvio è un bestie evoluzione di Eevee. Silvio è una di quelle che mi piace di meno in realtà. Pensa che quella che mi piace di meno è Glaceon. Boh, cioè nel senso. Ma dire che Glaceon... No, era Flareon volevo dire. Ti piace di meno Flareon? Mi piace di meno Flareon di Silvio. Perché? È comunque dire un Pokémon da ottimo. Sì. Bellissimo, funziona davvero molto bene. Però paragonato alle altre, quello che mi piace di meno. Umbreon è quello che piace a tutti, è ovvio. Per ovvi motivi piace a tutti. Cosa sto facendo? Devi cercare Onyx. Non so se ricompare adesso, quindi vado a fare l'uovo. Snom è chiaramente la Arvesta forma Galar. No. Che cacchio di Pokémon c'ho qua dentro? Grazie all'uovo, di chi è l'uovo? Wow, è un uovo. Espion, bestia evolution. Ti piace quanti soldi ho? Ah, bello sto Pokémon, mi piace. Ah, you forgot. Ah, ho capito. Ecco Wishiwashi. Leafeon è la migliore, vabbè, ognuno ha la sua opinione su. Leafeon è molto carino. Io non mi ricordo chi è la mia preferita. Per Vaporeon, me... di quelli di prima generazione, il mio preferito è Vaporeon. Per me forse Jolteon. Ci sta. Il fatto è che con l'Evolution non ti puoi arrabbiare con l'altro. Si dice questa è la mia preferita rispetto a quell'altra. Dice, ok, dice, ti capisco. Good choice. E poi arriva Game Freak che dice, no, no. Eevee non si evolve. E dice, che cazzo, perché? Vapore e Umbreon è il migliore di tutti. Umbreon è quello di psichico o quello... Quello buio. Sì, Umbreon, buio di seconda. Umbreon sono d'accordo. Anche Umbreon brutto. Scherzi. Umbreon shiny. Com'è Umbreon shiny? Invece la ricerchi gialli ce l'è blu. Insomma, ora mi sembra tutta sta. È sempre nero. Non ti permettere forzoso. Non mi sembra proprio il caso. Arrokuda Barraschiuda. L'esempio è animato carino perché c'ha la... È stato studiato per essere animato. Che secondo me è una cosa che non fanno. Non studiano. Non pensano. Secondo me alcuni Pokémon li hanno disegnati e hanno detto ok. E non ci hanno neanche rivisti una singola volta. Poi ad esempio Barraschiuda c'ha questa cosa particolare che a me non mi fa dire. Non mi fa impazzire come Pokémon. C'ha questo sorriso particolare.
Fuma dell'occhio diversa. Ha le pinne dietro che fanno così. Non sono baffi, è la bocca. Vabbè, però potrebbero sembrare baffi. Lui, ad esempio, uno dei Pokémon, tra tutti i Pokémon pesce, proprio pesce pesce, fish, eccetto tipo lo squalo di terza, Sharpedo. Sharpedo, vabbè, Sharpedo brut. Lui è uno dei più carini, secondo me. Proprio pesce pesce, perché molti pesci sono semplicemente un pesce, dici ok, un pesce. Per te ha senso tipo zero, per me non troppo. Ma secondo me sì, invece, era un Pokémon creato per rifare Arceus, no? Tipo qualcosa del genere. Sì, l'obiettivo è quello. Secondo me aveva senso, e poi l'evoluzione può essere di tutti i tipi, che non me la ricordo, era bellina. Silvani. Sì, qualcosa del genere. A me me l'hanno data per scambio per un dito, tra l'altro. Ma lo sai perché ho scoperto? Che se dai un dito di un'altra regione, hai più probabilità di trovare shiny. Ah sì, per perché questo, il metodo Masuda. Per questo, per un dito di qualsiasi altra regione ti danno il culo. Ma Suda? Tanto. Troppo. Comunque te dici che fa parecchio caldo qui con le luci, ma io... Oggi sto a posto anch'io. Non mi trovo tutto sto caldo. Forse fa più freddo fuori. Probabile. Ecco Baroschiuda. Ci manca comunque... l'altro. Sì, vabbè. Perché 5 Snorlax? Non ti fai troppe domande. Comunque 4 sono Gigamax. Ma tenterai di trovare anche gli shiny? No, no. Cioè non credo apposta. Se li trova bene, se no no. Snorlax, tutti Gigamax. Eccetto lui, che è quello normale. Beh, almeno se... Purtroppo non posso dare statistiche per dirvi se qualcuno è buono o meno. Ma troppi ride. Ho 4 Snorlax Gigamax. Ho... 3 o 2? Secondo me sono 3. 1? Sono 3 Sandaconda Gigamax. Ma quindi ti manca... ne ho scambiati 2. Ma scusa, ti manca il Sandaconda normale? Sì. Incredibile. Comunque ragazzi, però mettiamo una cosa. Troppi Dreadnought? Troppi. Ho troppi Butterfree? Non ci stavano neanche. Hai iniziato a fare la L. Fanno Snake, che si girano su se stessi. Poi si mangiano e scompaiono tutti. Certo, ci metto l'uovo in mezzo. Vediamo quando mangiano l'uovo. No. Poi non ti serve neanche. Puoi mandare l'uovo nello scambio prodigioso? Non credo. Prima si poteva, mi pare. Che schifo il Gigamax. Wow, vuoi ridirlo? No, scusa, si scherza. Bella torre lotta per vedere gli IV. Pazienza zero. Sì, sì, io so che la torre lotta lo tieni, però non me ne faccio niente. Che poi io provai. Ti seguo dal milione. Cosa? Ti seguo dal milione. Certo. Hey, thanks. Parlando di cose serie, dici quanto sei alto? 1,78. 1,80, voglia di crescere. Non ho mai sopportato questa risposta. Davvero te la dici? Io non, è la prima volta che la sento. Come? Te lo giuro. Oh. Che gioco ti piace di più? Kingdom Hearts 3 o Spada? Proprio due. Ma ti piace più FIFA o Need for Speed? Come gioco è meglio fatto Kingdom Hearts 3. Ma secondo me nemmeno troppo. Cioè è uno spam così finché non vai alla storia. Non ho mai catturato nient'altro che dentro se non Barracuda o quello con cacchio si chiama. Ho trovato un Cinchu. Va bene. Catturiamo Cinchu. Devo comprare le Pokéball. Qualcuno non lo ricorda che devo comprare le Pokéball. Compro 999.000. Cinchu. No, ne compro 20. Ma Dijo, ti sei alla fine laureato? Ma alla fine? Alla fine. Quanti hai anni... finito giurisprudenza in 2 anni? Due anni, 1 e mezzo. 1 e mezzo. Sì, guarda, cattura critica. Infatti, ma ne stai facendo un monte da qua. Ti danno l'amuleto. Ti danno l'amuleto per avere più cattura critica. Anche quello più, l'hanno reso più semplice. Ti danno l'amuleto per le cattura critica, l'amuleto per gli shiny e l'amuleto per le uova. Boia, difficile il gioco. Ho fatto una peggio di te, un'altra. Mi è stata mandata una page oggi. Qualcuno ha scritto un messaggio su Instagram dove è stata creata una page su di me relativa alla mia reazione alla, a The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, quando ho detto gente è Zelda. Ho capito. Non so perché, ma c'è. Ho detto che figata. Comunque molte delle pagine poi alla fine cioè, finiscono. Sì, ma ovvio. Avete mai visto l'anime di Gintama? Io l'ho sempre voluto iniziare e l'ho sempre interrotto perché battivo prestissimo dopo il quinto episodio.
carino. Oh, Pamon di ottava? Belli! Ma quelli di ottava hanno... sono, non lo so, per me sono design non finiti, la maggior parte. Sai lui che mi ricorda? L'Apras. Uguale. Sure. Uguale, la stessa bellezza, no? Yeah. Mirotic. Uguale. Bello! Oh, non ho mai pescato nient'altro con un barra schiuda qua dentro, stavo loro. Vi annoiate il presto mattina? Scusa. Boh, di solito il presto mattina studio. Poi non so te. Presto mattina sono lì che dico che palle. Poi esce a luna e faccio. Proprio c'è lo scatto. Lo scatto. Fai le uova. No! Qua ce ne sono mille! Non ho pensato nient'altro che quelli. Smetti di schiavizzare. Ma cos'è, di notte non compaiono? No, sembra assurdo. Sembra strano. Cioè, poi non ci sarebbe motivo. Compra le Pokéball, in effetti ti servono proprio le Pokéball. Ma c'è il Digio, no? Non è vero. Stanco? No. Qual è stato il capopalestra che ti ha fatto sbloccare più di tutti in tutti i giochi Pokémon? Tutti i giochi Pokémon? Io penso... ero piccolo, quindi... quella che aveva Milotic. Quello che mi ha dato più problemi era perché ero piccolo. Non sapevo neanche quale fosse la debolezza dei Pokémon. Era il capo blesta di Platino Acqua. Ah, il ciccion. Tipo Resder, quello che era. Sì. Che aveva Frostlass. Ero di un confuso relativo ai tipi. Frost... infatti, dall'epoca ero convinto che il tipo volante fosse super efficace contro tipo acqua. Non so ovviamente. Perché. Beh, perché i volatili. E ho ancora questo. Oh, eccolo. Ho ancora questo pallino nel retro del cervello che dice è un po' di tipo acqua, quindi è debole al volante. No, non hai più 12 anni. Uno schiaffo. Oh. Adriano. Oh, Mario Distruttore, esatto. Ma comunque, a me invece ha dato sempre più problemi. Quella aveva Milotic, non mi ricordo neanche come si chiama. Camilla, forse. Milotic, vuoi dire? Sì, Milotic. di seconda generazione. Milotic. Chiara? Si chiamava... boh, quella che poi piangeva. Insomma. Giuseppina. No. Giuseppina. No, l'ho detta a bassa voce, sì, magari. Gesualda. Camilla Top Waifu. Che è la... No, non è vero. Di Pokémon non è Top Waifu. Top Waifu fosse di quarta. Di quarta non mi ricordo non chi è, fosse. Non è che tu avessi c'era di quarta scelta. Io la quarta non me la ricordo più bene. C'era la capopalestra e spettro. Ah sì, quella. Però non era waifu, cioè capito? Era vecchia. Vecchia, insomma. Sure. Era proprio waifu, era MILF, ecco. Ginevra best waifu, certo. Best waifu, secondo me, invece, ragazzi, qui dovete stare tutti zitti. È la o la capopalestra di... con i Pokémon volante di quinta. Sì. Skyla. Tipo. O quella sempre di quinta di elettricità, cioè... Eliza? No, quella è la moglie di Hamilton. Si chiamassero così? Non me lo ricordo. Comunque loro due sono... cacchio ho messo loro due? Fighissime. Non lo so. Non è che non stanno lì? No. Capito. Chi ci sta lì? Nessuno? Qui? Nessuno. Perché dopo ci sono tre. Nick the Gamer, grazie abbonamento con Prime. Grande gamer. Grande gamer. Camellia. Camellia è quella di Anemone e Camellia. Ma cosa stai dicendo? Sono... in inglese non si chiamava Skyla? Sono quelle che dico io. Vabbè, in inglese. Cioè, come fanno a sapere come si chiama? Perché fa anche a Dug 3 non c'è nessuno? Perché sennò sarebbe troppo vicino a Colossal. Ho la mia logica, lasciatemi fare. No, te ho detto, è strano. Anemone volante e Camellia elettro. Beh, insomma, sono due grandi figli. Mi ricordavo Skyla, però Skyla fosse inglese. Rolly Colly best wife. Miau e Persecker. E anche, comunque la quinta è piena, anche la protagonista femmina di quinta è una grande wife. Tutte e due. Chi c'è nello spazio 184? Non so che ci sia. Deve essere proprio un pezzo di merda, però. Quello è un po' annoiatissimo. Io ti odio. Ma come ti permetti?
Povero Mugot, È Persian. Ah, perché l'evoluzione di Persian di Kanto. Questo era quello che ti avevo detto. Ma come lo fai a tenere? Devo prendere il mio Miao Gala, Miao Gigamax e farlo accoppiare, credo. Giusto? Confermate? Dice check tele. Per avere Persian devo prendere il Miao forma Kanto e farlo accoppiare? No. Posso farlo, però? Sì. Te lo scambio nella prima palestra. Oppure posso far accoppiare il Miao forma Kanto e ottenere un altro Miao forma Kanto. Vabbè. Ho capito, posso. C'era bisogno di fuck. Ovvia, spostare. Però questa cosa di poter spostare tutti i Pokémon è molto comoda, però c'è da tipo la settima. Sì, no, vabbè, però è molto utile. No, avrai sempre un Miao Galar. Scusa, se un Miao di Kanto si accoppia con un Ditto, un Miao di Galar? Ma come lo trovi formato? Devi prendere un Miao Galar e scambiarlo con una persona precisa. Quindi se io voglio due Miao Galar, come fa? Due Miao Kanto, come faccio? Qualcuno ce l'ha un Miao Kanto da dare adesso? Perché c'ho quello Gigamax, ma vorrei avere anche uno normale. Leggimi gravi. Miao forma Kanto lo fa e lo fai accoppiare. Sì, ma come lo ottieni forma Kanto? È questo Gigamax? Se non è Gigamax si può evolvere. Lui non ce l'ha forma non Gigamax. Se faccio accoppiare Miao Gigamax, no, comunque con sei un Ditto, coglione psicognomo, eh. Coglione. Non so, ti sei letto, ti sei anche risposto. Oppure sei te che scrivi male. Se ne vuoi due, aspetta che esca Pokémon Home. No, vabbè. Se faccio accoppiare un Persian con un Ditto, esce un Miao Galar? No. No, perché Persian è solo così. È solo Kanto. Se accoppio un Persian con un Ditto, no, esce un Miao Kanto? Sì, per forza. Sarebbe stupido se no. Esce anche Galar anche con questo. Puoi solo avere un Miao Galar, quindi. Ma no, non bello, credo. Mi piace. Ha senso. Concordo. Va bene. Andiamo, ha detto tipo passare un Persian e poi fai la prova con l'uovo, insomma. Vabbè, tanto in ogni caso devo tenerlo per quel Miao Kanto. Comunque, posso tenerlo, ottengo. Comunque, grandissima l'idea di levare il GTS, eh? Adesso uno non poteva andarlo a cercare semplicemente. No, 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 no. Brutto il GTS, leviamolo. Veramente brutto! Quello non lo capisco come levare. Come... Te lo capisci? Io no. Come rimozione dal gioco non mi piace. Non ha senso. No, neanch'io. Perché, non lo so, alcuni si erano lamentati, tipo, dicevano che era un problema del gioco. Io sinceramente forse non perché tu potevi trovare Pokémon. Ma lo puoi dare anche con questo campo di gioco. Non è vero, puoi trovare Pokémon probabilmente cittati. No, perché no. Forse è quello il problema, eh? Però tanto lo puoi tenere anche scampo di gioco. Però no, perché mi sa che non te li mandavano nel GTS. Devo comprare Pokémon. Io ho 3 Miao di Kanto. Uno lo prendi con il dono segreto. C'ho già quello. Le Gigamax? Sì. Allora sei un coglione. Oh, stasera non ci sei, eh? Ripigliati. Che ti è successo? Chi ha sonno, io ho fame. Ok. Io comunque. Lui ha sonno. Io sono ok e non ho fame. Adesso vado a controller. Nice. Shine! Proprio uguale identico. Comunque bel meme fossoso. Questo Wulu verrà colpito da un taglio maestoso. Ma oltre a YouTube lavori? Intendi lavorare YouTube? Oh shit, sono stato paralizzato, non posso sconfiggere lui. Wulu è fortissimo. È stato risparmiato dal gioco. Che state facendo? Ma secondo... Leggi il titolo e capirai. Tutto. Posso fare un puntino? No. Non ho mai fatto rotte live e non sarei il primo a farlo. Eccolo qua. Era bello perché non era mio. Cristo. Ma perché dove? Perché è come affetto di più, scusa? Mi serve, devo scambiarlo per un Miao di Kanto. Questa mi sembra un'inculata. Ma chi cazzo lo legge il titolo? Te. Te.
Ma come, scusami, povero Psionio, dagli almeno un Pokémon che gli serve. Ma tanto gli do tutti quelli che gli servono. Ma questo non mi sembra. L'hai pure ucciso. Ma il falso finale l'ho utilizzato. No, ho usato quello solo. Fuck! Hai usato il taglio enorme. Il taglio maestoso? Oh, cavolo. L'hai squartato. Zacian doveva colpire qua. Forse il Joy-Con che drifta, non lo so. Cos'è quello? Perché ha Laura? Se lo combatto mi dà dei watt. Ah, ho capito. Ho qualche fobia. Ho paura dell'altezza. Mi hai detto... paura dei ragni. Poi ti ho detto le altezze, ho detto cazzo, è vero. No, paura dei ragni. Paura preferito Joltik. Devi comprare le Pokéball, se no non sono. Eccolo. Qual è il mio calzino preferito? Ma tuo calzino preferito, addirittura? Uno normale. Pokémon spettro che impossessa una calza di Natale. Quando? Prossima gerna, secondo me, aspetta. Goku non c'è. Ma sento. Ho due Meow Gigamax di Kanto ed un Persian. Ora li faccio accoppiare e vediamo cosa succede. Due Meow Kanto, li fa accoppiare su un Meow Galar. Perché è perché logico. Perché più, meno e meno fa più. Preferita destra o a sinistra? Io ho visto il solo mancino sinistra. Io sono destro. Destra, sono fascista. Fascistum. Fascistum. La tua spalla preferita? Io sono sempre una spalla destra. La mia spalla preferita è quella che non si vede. Sai tipo quelle frasi così che non hanno un cacchio di senso, però sembrano stranamente profonde? Oh, wow. Wow, that doesn't make sense. Occhio preferito il sinistro, perché il mio destro non funziona tanto bene. Vero. Io comunque ancora adesso, nonostante ho 2 milioni di soldi, comunque compro le Pokéball a 10 a 10 perché mi danno la Premier Ball. Vabbè, sei un Homo Economicus. Cacchio. La vostra madre preferita? Quella che mi sono fatta, cioè la tua. Troppo. Is this a Dario Moccia reference? Perché? Mario Doccia? Mario Doccia? Non lo so. Io non lo seguo troppo Dario Moccia. Seguivi? Lo seguivo... ai tempi. A me piace ancora un sacco. Si parla di 10 anni fa. E c'è ancora un sacco. Te le danno anche se ne compri 100. Ma me ne danno 10 o me ne danno una? Te ne danno una. Me ne danno una. A meno che questo gioco finalmente non abbiano. Ah no. Se compri 1000 cose ti danno 100 Premier Ball. L'hanno fixato davvero? Wow. E non volevo mai rischiare di non farlo. Beh, però vedi, hanno. Io ma ci sono dei quality of life improvement in questo gioco, senza alcun dubbio. Ma questo è il migliore. Il problema è che, a differenza di Monster Hunter, dove Monster Hunter World lo consiglio perché quality of life sono tanti, e in fin dei conti il gioco è rimasto lo stesso, semplicemente meno mostri, però comunque ha una grafica migliore, ha un sistema di combattimento più particolare, roba del genere. Questo qua è gioco Pokémon con i miglioramenti di vita e senza Pokémon. E senza leggendari, questa... e senza metà palestre, e senza una storia, e senza divertimento. Comunque le leghe sono diventate molto più semplici. Io ho rigiocato la prima. La lega. Ho rigiocato la prima, però con solo un Pokémon, cioè Blastoise. E l'avevo fatto un po'. Facendo speedrun, insomma, ho evitato più incontri possibili. Sono arrivato alla Lega, ma hanno fatto un culo. Forse lui lo può evolvere in persona. Lui si possa evolvere in persona. Ma allora dov'è il problema? Il problema è che io voglio la versione del Pokémon più la versione del Pokémon Gigamax. Vabbè, allora ti serve solo il Persian. No. Ora mi serve Meow. Meow Gigamax e Persian. Vabbè, il Persian che ti dà... Ah no, già, perché devono essere tutti i tuoi. Comunque essere i miei, il problema rimane. Posso comunque trovare una soluzione se Psicognomo c'ha un miao. Comunque Fossoso, non ho capito cos'è che non può vedere il tuo occhio sinistro. Boh. Cioè ha detto la profondità del cielo. E... in che senso, scusa? È profondo. Esce un miao di gara se si accoppiano. Dove hai fatto passare un miao di canto non giga. Hai un miao di canto non giga, Max? Guarda, esce un miao di gara se si accoppia. Il miao giga Max non si evolve. Lo so! Non vi preoccupate, lo so. Ma scusami, il mio che hai ricevuto ora, monetino. Sì. Se lo fai accoppiare. Ti esce fuori.
un miao normale, cioè un miao di canto. No. Perché? Non lo sai, non hai provato. Dicono di no. No, dicono se lo fai accoppiare. Puoi far accoppiare anche due Persian canto, perché ci sono tanto Persian canto, non esce comunque miao canto. Non fare cazzo. Ho un Persian, non fa evolvere miao. Ok. Dice non funziona a volte. Ma che significa a volte non ti funziona un occhio? A un certo punto decidi e basta. Ma più. Monetino. Ma vaffanculo. Però era carino. Lo vado a rinominare. No, qua non rinome. Miao. Monetone. Monetardo. Moneton. Che bel nome, Monetino. Ah, shit, non riesco a passare. E mo? Mi ha intrappolato. Ma è tornato indietro. Sei tornato alla storia principale. Oh, Nani? Pom pom. Ciotto. Chi è questo Pokémon? Onix. E Wishiwashi. No. Impulso 179. Grazie dei 3 euro. Fare la valutazione dei Pokémon di Tava Gen? La farò, ma soltanto quando escono gli artwork ufficiali. Non ha completato il Pokédex comunque. E poi. C'era una scritto grave. Per quanto sei Digio da 1 a 10? Non abbastanza. Vabbè, non capito. Non puoi rinominarlo perché è stato catturato da un'altra persona. In questo gioco, se non sbaglio, potevi. Non sbaglio. Che significa? Non puoi allenarlo? Perché non puoi rinominarlo. Ah. Vabbè. Sapevo che in questo gioco qua potevi cambiare una singola volta. Non so perché. Comunque, Fossoso, secondo me non stai trollando il tuo problema all'occhio. Perché non so se io ho un problema simile. Cioè, a me l'occhio destro però non funziona troppo bene. Ma non ho mai avuto né mal di testa, né nulla. Non me lo permetto, è vero. Quanto sono gravi è da 1 a 10? La situazione è gravi. No. Parapaparapa. Quindi Persian è prossimo, va bene. E ora ci avevamo Milsei Alchemy. Woo! No, ma secondo me te sbagli, non devi fare tutte le versioni. Secondo me devo fare le versioni che hanno lo sprite differente. Secondo me nemmeno quelle. Cioè, secondo me bastano questi due. Che io ogni tanto vedo tipo video Pokédex Living. Però non ci sono tutte le versioni di tutti i Pokémon. Ma cioè, che ne so, lo faccio un piace a me. È una follia. Ma lo so, però. Ma cosa come lo piace a te? Sono due box pieni dello stesso Pokémon. Beh, sì. Che figata. Fallo per ultimo, perlomeno. Sì, no, non devo farlo per forza adesso tutto. Metti Pokémon nello spazio Pokémon giusto. Pokémon di Madness. Alchemisticamente è uno dei migliori folletti, secondo me. I folletti sono brutti, però dipende, alcuni no, quelli vecchi no. Quelli vecchi c'erano. Vabbè, ma quelli retroattivi sono retroattivi. Più che altro non hanno senso di diventare folletto, tipo. Hanno senso, com'è ma che si chiama il cane di seconda, bullo? Quello lì non ha senso, cioè perché è un folletto, al massimo un bullo. Un box o alchemy, due box o alchemy. Due box, 30 e 30, 60. Dice piano piano esci sempre più dall'inquadratura. Cioè. Ma Meltan e Melmetal come li valuterai essendo di settima gen? Faccio un gli valuto nel suo video d'ottava e rifaccio la media dei video dei Pokémon di settima. Quanto è? 0 e 0? 1 e 2? 2 e 2. Insomma, via. Cioè, sono abbassa ancora la media della settima generazione in poche parole. Sono dei Magma, dei Magnemite, ma messi come DLC. Magnemite unito a un dito. Sto cercando di avere un incontro casuale come i vecchi giochi. Lapsus improvviso. Comunque li puoi avere i vecchi incontri casuali o proprio zero? Sono compaiono un punto esclamativo con le con le cose, devi andare su quello. Stiamo per dire il digio è grave. Io ti bando. Lo bannate. Poi ti chiami grave. Cioè hai grave nel nome. Ma io non lo so. Metti digio al massimo, no? Il veggente. Che bel nome. Ma se Gravier è un tavolo, dice un guanto o un sasso? Io sono un coglione. Io sono particolare. Un coglione. Xenomas e Jashen non sono brutti. Chi ha detto? Xenomas e Jashen non sono brutti. Xernias e Jashen? Ma che c'entra Xernias con Jashen? Secondo me si è sbagliato.
Nintendo Zamazenta e Zacian o Xenias e Yveltal? Sono due leggendari di due generazioni differenti. Ha fatto una confusione. Ah no, forse prendeva per il culo. Non sono brutti. No, questo ci voglio prima. Mi sa che questa è la cosa. Secondo te avrebbero dovuto fare più leggendari in questa gen? Sono state... Allora, possono, potevano essere pure tre leggendari questa gen. Serviva qualcos'altro. Qualcos'altro è stato i Gigamax. Non è una buona meccanica Gigamax. C'è quel problema. È la meccanica migliorata. Che non è una buona meccanica. È molto migliorabile. È molto migliorabile, ha dei problemi fondamentali. Scusa, perché a chi piace, a chi piacciono queste cose di raid, MMO. No, a quelle persone piacciono pure. Sono la svolta, penso, della vita. Il problema principale è questo. Tu le mega evoluzioni le incontravi inizio gioco e le utilizzavi per il resto del gioco. Sì, sì, sì. Tu le mosse Z te le davano e le utilizzavi per il gioco. Qua le Gigamax te le danno a fine gioco e le mettono nel box. Esatto. Che è la cosa che facevi pure con le leggendari. Ma le leggendari, uno c'eri abituato, due sono per quello, oggettivamente. Sì, no, poi sono per ti rifai la lega. Ti rifai la lega, utilizzi le leggendari. Fare il cazzone. Ci sta, tecnicamente puoi fare anche con i Gigamax, una cosa a me non mi è mai interessata. Però sono molto da collezionismo. In questo caso non possono essere da collezionismo per la semplice ragione che quei Pokémon li utilizzi. E sei soltanto limitato a non poter utilizzare quel Pokémon in più. Sono limitati a collezionismo. Vengono limitati in modo involontario. Se è stato involontario è stupido. Pessimo design. Se io ho un guanto e il Digio mi odia, Gravier salverebbe un suo unico sub. Cioè, lo salveresti dalle mie grinfie? Senza dubbio. Comunque Zeb 89 è morto. È tipo stato accoltellato. Eh? È vero, sì, della sua ragazza. Eh? C'era stata una. C'era stata una faccenda strana del zio. The fuck, io tocca. Sì, te lo giuro. Oh, Lucia. I leggendari di secondo sono belli. Ma scherzi? Suicune. Orrore! Entei. Raikou. Mamma mia, Gotto. Inguardabili. Ragazzi, ce la fa più con questi Pokémon brutti, guarda. Proprio. Allora. Quando è che fanno la gen 8-2? Secondo me non ci scherzare troppo. La 7 non è neanche la 8 è brutta, quindi è possibilissimo che facciano anche la 9 brutta. La 6 a me piaceva un sacco, però. Quindi non lo so. Riolu e Lucario. Brutti. Che orrore. Cosa faresti a chi chiama Lugia? Lugia. Non me ne frega nulla, onestamente. Mi sbaglio anch'io dei nomi, non voglio dirli giusto, quindi va bene. Guarda, posso offendere? No. Dai, lo offendo. Digio, ci odio tutti. Bravo, Digio. Sei un coglione. Non ti scrivere, sai. Cutiefly e Ribombi. Loro non sono male. Sono. Cioè, perché compensano con il coleotto. No, più che altro potevano essere molto meglio. Sure. Pescami magici, poi li faccio nel caso. Ah, adesso non credo. Snorlax, sono Gigamax, in realtà mi sono serviti già. Ne ho scambiati due per il momento. Uno l'ho scambiato per un Lapras, l'altro l'ho scambiato per. Sì, sì, è ironia comunque. Uno Stonejourner. Quando mi sentite dire brutto, così è ironia. Quando dico lui è proprio brutto, non sono serio. Tremendo. Purtroppo dice non sa cosa significa parlare senza ironia. Purtroppo o meglio così. Ma scusami, non ti conviene lasciare già da adesso 60 spazi vuoti? Perché poi spostarli tutti è un casino, secondo me. Hai ragione. Se hai davvero intenzione di farlo. Io ti consiglio di non farlo, però io non. Vabbè, nel caso possiamo comunque lasciarli. Cosa sta succedendo? Sono due box vuoti. Ma non c'entra. Sudowoodo? La smetto, eh. Prima o poi. No, Shiny Hunting non penso di farlo. Io invece... non mi piace prendere i Pokémon Gigamax, non mi piacerà fare Shiny Hunting. Io invece vorrei fare tipo uno Shiny Hunting per proprio un Pokémon incredibile Shiny. Anche io ci ho pensato, poi ho detto non ne vale la pena. Perché in realtà Mulu Shiny è molto carino.
nero, eh. Ci sta. Che poi è sempre lì al primo percorso. Ci sta. Però mi piacerebbe tipo averlo e poi darmelo in un'altra partita in modo da averlo da inizio gioco. Capito come logica? Impossibile. Ecco, sai una cosa che a me non piace? È che se io volessi riniziare un Pokémon da capo, devo buttare via il mio salvataggio. Perché non fare più salvataggio? Ah, quello sì, è odioso. Concordo. È perché così la gente non può prendere leggendari, passarsi e fare magheggi del genere, credo. Ah. Così li rendi un pochino più speciali. Però la gente comunque gioca il gioco, lo finisce, prende leggendario, lo scambia, cancella il gioco e lo rifà da capo. Sì, cioè nel senso è la stessa identica cosa. Però ho trovato il metodo per avere un mio di canto. Qual è? Piano piano lo scriverò. Se trovi un po' di uno shiny, gli dai il Pancham. Shiny, immagino. Non lo so. Io direi di no, perché sennò non c'è senso. Ormai ho iniziato a fare questa cosa qua per lui. Cioè, l'hai fatto per lui. Allora, prendi un Meowth di canto Gigamax. Gli dai una pietra stante. Lo fai accoppiare ed esce un Meowth di canto. Ah, ok. Usalo prima di avere il Persian. Non so perché c'è questa specificazione. No, lui è quello tuo. Gigamax. Prendi un Meowth di canto Gigamax. Sì. Dagli la pietra. Comunque, cioè. Ma ora, perché la pietra stante lo fa diventare di canto? Non so, è tipo come Snorlax che lo devi fare accoppiare con una Roma, altrimenti non tieni Munchlax. Ma non capisco il perché. Boh, comunque ha lasciato troppi pochi box. Per cosa? No, per cosa? Per... fatto il giro da capo. E c'hai uno. Sono 60. Due. No, cioè è sposto più in basso. Uno pieno e sono 30. Lui ne ha 60 di così, forme vabbè. Diverse. Secondo me sono sempre pochi. Dovresti tipo contarli. Sono 32. 8 per 8. Non sono 8. 8. Sono 4 6. Per 3. 4 per 5. Sono 6. 8 per 5. 6 per 5. Sono 30. Ma da sempre. Io pensavo fosse 8 per 8. Non so perché. 8 per 8. Enormi. 6 per 5 sono... Sono 30 Pokémon a box. È 30. Ah, fuck. Sei alla sesta 36. Senti, hanno 30 Pokémon. Non so perché dicevo 38, però 32. Sì, ogni uomo, non ci sei nemmeno te. Stasera, sei per 2-12. Siamo due slot. No, vabbè, però magari se te... Ora, io penso che tu li metterai tutti accanto. Sì. Fai vedere. Fermo, no, io sono lento. Sono... No, madonna. Cristo. Sono 6, 12, 18, più 4, 22, più 30, 52. 52, qui ne levi 8, quindi riparti... Qua finiscono. Ti riparti da sotto? Sì. Ok. Matematica non grave. No, il problema non è la matematica, proprio non sapevo contare. Il problema arriva prima. Dov'è Ferrossid e Moltres? Moltres? Eccolo qua, Moltres. Mi sembra proprio Moltres. Porca vacca. Non lo trovavo. Beh, Moltres? Moltres non è uno dei... È peggiore, secondo me, dei piccioni. Non lo so. Dei piccioni, secondo me, sì. Non lo so. Beh, piccioni, non c'è lì. Piccioni. I piccioni leggendari. Pietra stampo. Che rimedi? Cosa vuoi rimediare? 2x2 è un pesce grande, simpatico. 69 alla 69 uguale 69 tifato da Gravio. Facciamo una tabella di calcolo tra Gravio e Dicio. No, vince lui. Matematica 102. Pietra lieve? No, pietra stante. E roccia fredda? Roccia tanto. Cosa serve roccia fredda? Fa freddo. Pietra dura? Pietra stante. Tipo ne ho 8. Beccati la mia pietra stante. Beccati. Ora che Digio ha fatto il primo rutto. Ma io non ho fatto. Ora che Gravio ha fatto il primo rutto, può ruttare anche Digio. Non l'ho mai ruttato. First try. Mai ruttato. Mai nella sua vita. La matematica con Gravio. Cura del tuo mio. Fare quel cazzo. Più viso con al bocca. Il verso con la bocca. Quale verso la bocca? Non lo so. Mi ricorda la vibrazione del telefono.
E vai, si gira su se stessi. Prendi carbone. Colossal, dici? Sì. No, mi interessa in realtà perché... Metti che fuori. Io ho detto che Zigzagon e lui non si fanno ammazzare tutti. Questi sono nel mondo reale, sarebbero distrutti. Io nessuno dispiacerebbe. Eh? Ma quindi? Se l'è meritato. Quindi nulla. Se l'è meritato. Una carineria? Sì. Ecco qua. Sarà un uovo di canto? O un uovo a canto? I gigamaster sono fatti per essere affrontati la sala principale. Li puoi vedere contro i capolestra nel torneo nella lotta con il campione. Vabbè, ma non li puoi utilizzare. Il problema è quello. Pokémon è una serie dove tu vedi un Pokémon e puoi catturarlo. Vedi un Pokémon, lo scopri e decidi di metterlo nel team. È la prima eccezione. Prima vera eccezione è proprio come meccanica base. Dammi un Meow. Non voglio prendere dritto. Hai fatto partire il Google. So come. Ok Google. Ok Google. Perché? Okay, questo va. Che cazzo? Aspetta. Che cosa stai facendo? Benvenuto. Non gli ho affidato il Pokémon, sono iniziato a affidare il Pokémon. Sono un coglione. Wow, selezione. Siri, accendi le luci. Siri è il nuovo battito di mare. Ok. Perfetto. Lo sai che hanno trovato un trucco per fare un sacco di soldi nel gioco? Sì. Peccato che te ne hai tipo 20 miliardi e 2 di soldi. È quello dove prendi le Chic Ball con i VAT e poi li vai a rivendere nel Pokémon Market. Perché quanto le vendi? Le vendi a 1500 e le compro per 100 watt. Ah, onesto. Mi sono fatti capire. Io ho. Te hai troppo. Ho 400.000 watt. Posso comprarmi 999 sì, Chic Ball e me ne faccio dare per 1.500.000. Sì, ho capito, ma non è che sia un problema. No, non è mai stato un problema, però. Il coso dei. Ok. Qual è il prossimo Pokémon? Delle uova. Sì, sure. Pumpkaboo e Gorghast. Loro non mi piacciono. Pumpkaboo, no, neanche me. Meglio. Pumpkaboo molto carino. Quello dopo. Gorghast. Non capisco. Non so che deve essere. Ti manca Pichu. C'è Pichu. Manca Pikachu, anche Raichu. Comunque in pochissimi fanno evolvere Pikachu in Raichu. Se io penso sia una cosa dell'anime. Almeno da quello che ne so io. Sì, io so che Gorghast ottiene con lo scambio. Te l'ho dato io. Aspetta che si schiudi l'uovo prima di far evolvere Mew. Che in caso non fosse. Ah, certo, non ti preoccupare. Poi era bello perché l'aveva già tolto. Te però hai detto. Oh, attento. Tetto. Tetto! Oh, wow, questo è mio? Fuck. Questo è mio? In fondo. Ecco qua, è mio. Ce l'ho. L'altro. Non ho Pumpkaboo. So sad. Non ho Pumpkaboo. Pumpkaboo. Pumpkaboo è facile da trovare, però mi ricordo. Ne ho visti tanti. Era lì sopra. Nella città in cui sei. No. Nella città in cui eri prima. Dove hai preso il Meow. Penso di sì. Ci sono più la città. Beh, in effetti i tonni leggendari ci starebbero. I tonni leggendari. Sì. Beh, Kyogre. Lui è un tonno. È un tonno leggendario. Lui è un tonno. Comunque ti dicono, metti Colossal. Sì, lo so che dovrei mettere Colossal. Lo sai, però non lo fai, Maremma. Che non me ne fregano, tanto si schiudono comunque. Non lo faccio, tanto si schiudono comunque. Non mi interessa di farlo in fretta, tanto devo comunque fare altre cose team nel frattempo. Team Psicognomage e Team Digio? Non credo proprio.
Hai scritto una marea di cazzate stasera. Guarda che carino Pumpkaboo. Ad esempio, Pumpkaboo a me sembra sembrato la controparte di Phantump. Che poi diventa Trevenant. Trevenant è molto più bello, sì, rispetto infatti, a Gurgis. Infatti anche secondo me. Nessun effetto. Falso finale, ma non ha effetto. Zachan o Zamazenta? Penso Zamazenta. Uno è lo scudo, uno è la spada. Sì. Io penso la spada. Penso lo scudo. Lo scudo, boh, cioè perché diventa incorporato a sé lo scudo? Perché tenerlo in bocca sarebbe stato ridicolo. Sì. Ok? Allora non lo fare. Cioè, boh, a me non mi dispiace esteticamente. Mi piace più che altro il fatto, per me sono abbastanza simili che non mi cambia niente. Sì, è vero. Però mi piace di più la versione senza scudo. Cioè, sai che c'è, sì, poi la, sì, versione, sì, senza, sì, spada, sì, e senza scudo. Preferisco la versione senza scudo di Zamazenta rispetto alla versione senza spada di Zacian. Ti piace il competitivo di Pokémon? Ogni generazione ho fatto il competitivo. Soprattutto non l'ho mai fatto. Non ho mai fatto nulla. Di sicuro può essere anche interessante, però non ho mai fatto nulla. Check Telegram. I got you, fam. Potevi almeno taggarmi, eh? C'è un po' un... This is so sad. Alexa, play imprecazioni di Gravier 10 hour loop. 10, 10 hour loop. Pikachu Pichu. La canzone più brutta del mondo. Si può neanche mostrare. Non si può neanche mostrare. Poi perché sono cornuto? Brutto testo di cazzo. Perché sono tornato nel cornuto, mi piace. L'unica cosa che adesso mi manca è Pikachu. È quel battuto coso in squadra. È Pikachu Gigamax. Oh no. Che poi Pikachu Gigamax non cambia, è solo lui più grosso. È Pikachu come se fosse disegnato nella prima generazione. Quello ciccione. No, vabbè, è bellino. Gli hanno fatto la coda tipo di fulmine. Vabbè, però sai, quello lì può essere quello, carino. Quello mi piace tantissimo come idea, ci sta assolutamente. Però è tipo solo quella. Ho anche un Golbat con la lingua di fuori, tutto contorto e strano, quello... mi piaceva come idea. Invece hanno fatto Gengar così. Poi non è così, è come nella Mega Evoluzione, ma esatto, brutto. Esatto, esatto, che già la Mega Evoluzione mi piaceva. Ma brutto. Te l'hai visto Gengar Gigamax? Sì. Lo trovo qua. È il tunnel. Cioè, cacchio. Il tunnel, guarda lì. Io penso sia... Poi c'ha tutte queste punte dietro senza alcuna ragione. Gengar era tutto tondo. Era una palla, era era coso. Ma vedi come sono fatte diverse le punte poi? E poi nella prima non era così. Prima nella prima non ce l'aveva neanche. C'era soltanto quella tipo minima cosa là in cima, accennata. Boh, vabbè. Diciamo che... La bocca di energia negativa. Si dice che l'enorme bocca sia un portale che conduce all'aldilà. Allora è davvero un tunnel? Sì. Un tunnel, oh. È un tunnel. Hanno fatto Gengar trasformato in un Pokémon tunnel. Che schifo. Perché? È considerato anche lui uno dei Pokémon più belli di tutti. Vanno a fare dei cambiamenti così radicali. Ovviamente la gente non vince per piacere. È la grotta di Aladdin. È la grotta di Aladdin. Sì, certo. È vero. Dentro c'è Will Smith. Quello vero, però. Mi serve un due Pikachu, tra l'altro. Uno femmino e uno maschio. No, vedi, secondo me è che sta una cazzata. Cioè, perché dovresti... No, forse no. Forse dovrei limitarmi soltanto agli sprite che cambiano. Ad esempio questi due sono uguali, non quindi ne faccio... Non sprite cambia. Ma un pheasant lo faccio. Chi è? Lo so. È il piccione di Quinto. Ah, vabbè, lui sì. Un pheasant cambia lui, completamente, lui quindi cambia lo faccio. Lui cambia radicalmente. Boh, ma secondo me questo di fare maschio Pikachu e femmina... fosse troppo farlo maschio e femmina. Secondo me non c'ha senso. Che poi nel Pokédex Living non è che sono separati. Non è anche quello che dici tu. È giusto, ma anche Pikachu. Riesco a trovare un Pikachu in più qua, mi farebbe piacere. Pikachu! Eccolo. Yamper, venite con me. No, prendo il limite bianco. Yamper, vieni con me. Io ho un cuore sul culo. Lui è il limite di Yamper. Preferite Yamper o l'evoluzione? Voltand. Beh, sì, comunque Mega Gengar è meglio. Mega Gengar non mi piace. Però è meglio della Giga. Sure. Sì, infatti sto per dire, per quanto non è che sia il
Quello è un pump cabuciccione. Sì. Isofai. Oddio! Electric! Comunque mi piace i meme di... insomma, del fatto che tipo c'è l'orso di ghiaccio che poi inizia ad inseguirti. Bertic? Sì. E la gente fa... Oh, shit! Ah! Quelli sono carini. Sì, tipo te che c'hai i cani dietro. Ah, shit! Lui proprio... Yamper sembra un Pokémon, Balto è un cane. Pikachu Gigax, ho detto prima, devo trovare un modo per avere Pikachu Gigax. Ma vedi, è un coglione Psyonix. Psyonix, che t'ha fatto stasera? Allora, eh? Yamper è meglio, dicono. Senti, invece parliamo di... Ho una domanda da farti. Dimmi. Hai pianto più con Silent Stranding Voice o Death Stranding? Silent Voice. Davvero? Sì. Wow. Ci ho ripensato. Death Stranding, se ci ripenso alla storia, non mi fa venire da piangere. Silent Voice, sì. Silent Voice, c'ho questo ricordo preciso di... Non so per quale ragione ero in classe all'università. Stavo pensando appunto a Silent Voice, e quello lì del tipo, non posso iniziare a piangere in mezzo a lezione. Poi per nulla. Questo è un momento stranissimo, appunto. Leggiti il manga e piangi di più. No. Sì. Hey, fuck it. Fuck you. Mi dai Punch Am Shiny, ti lo dico, Pikachu. C'è gente che me lo darebbe senza neanche nulla. Perché c'è gente che dice solo... Non mi piace, ti aiuto tu. Ma solo perché c'hai i big fan, per questo stai scacando la gente. Certo. Però hai ragione. Ovvio ragione. Poi non mi interessa. Tecnicamente anche con nel living deck, roba del genere. In questo gioco qua puoi avere lo Mew tramite la Pokéball di Let's Go. Domanda importante. Ecco, a me però questi Pokémon che sono... Come si chiamano? Mistero, hai detto? Non pro... Sì, tecnicamente sì. Segreti. Mew, Celebi, non mi piacciono per niente. Anche a me. Cioè, perché ammazza... Sì, si può avere. Esempio, Pokémon come quelli lì, non li metto nel Living Dex. Infatti, se non metto Pikachu nel Living Dex, non mi interessa. Perché non va... quel Pokémon singolo non vale 50 euro. No. Quindi non me ne frega nulla. No, ma poi, secondo me, ammazza anche la... Non scende dalla bici? La cosa dei Pokémon, cioè... Sì, ma non devi averlo usato in Let's Go. Non ho capito. No, non te lo dà Punch Am Shiny per il tuo Ponyta Shining. Cristo santo, te l'ha detto 10 volte, basta! Oh! Psicognomo, bannalo! Forza! Devi cercare di prendere, di far bannare qualcuno stasera. Pazzito. Cosa pensi di Stranding? Vedendo il finale che mi ha mostrato, cioè che insomma, vedendo le live, però non l'ho seguito per bene, no? Però vedendo il finale, quello l'ho seguito per bene, mi è venuta voglia di iniziare a rivederlo. C'erano Eevee e Pikachu, perché non c'è un cazzo? E rivedendolo post, sembra molto... Secondo me se lo rigiochi capisci alcune cose in più, certo. È fatto molto bene come gioco in realtà. Il più grosso problema di Death Stranding secondo me è il pacing della trama. Perché c'è un momento in cui ti fanno arrivare nella nuova zona, hai tipo 10 ore dove non vedi neanche una cutscene. Una roba del genere. Quello è un po' tremendo. Ma 10 ore perché sono 10 ore o sono 10 ore perché ti hai voluto fare le strade e farmare? Io se tieni Let's Go con la Pokéball Plus, se non l'hai fatto in questi giochi puoi farlo in Sword and Shield. Ecco, Mew non me ne frega niente averlo nel Living Dex, se non mi cambia la vita. Controllo per l'ultima volta, basta, c'è un Pikachu roba del genere, perché è strano che non ci sia. Ce n'è 1000. C'è un Pikachu ovunque. C'è un Eevee ovunque. Vuol tenere almeno un singolo altro Pikachu. Senti, ma perché non giochi Let's Go Pikachu, visto il tuo gioco preferito, per avere il Gigamax? Eh? Nani? Onix. Cosa devo fare? Cosa ha combinato? Ci sono di giorno, credo, forse è quello. Ha rotto coglioni. Fine. Ecco mio canto. Risolto. Il mio canto funziona. Quindi mi serve un altro mio canto. Perché no, perché uno dei due non è mio. Questo qua non è mio. Questo è di monetino.
È di Giovannino questo Pokémon. Mamma mia, Giovannino Monetino. Io non voglio terribile. Immagino i genitori se l'hanno chiamato Giovannino. Mi va a fare un altro uovo di Miao. Beh, fallo con... No, se evolvo Monetino diventa un person che comunque è di Giovannino. No, no, ma dicevo, fai l'uovo con il tuo. Sure. Così me la prendi. Scherzare. Sempre scherzare. Scherzo. Dopo le 24 ore di gameplay, 20 ore di gameplay di Death Stranding è stufato. Anche se la storia mi interessa, non ho voglia di giocarlo. Ci sta, capisco benissimo. Ma secondo me, io da quello che ho visto, non mi sembrava neanche così noioso nel gameplay. Certo, non da fare magari tutti i giorni 10 ore. Però nemmeno da dire oi oi, che barba che noia, che barba che noia. Oh, per me era un loop di gameplay che funzionava. Però capisco meglio se non posso piacere a qualcun altro. Cioè, parlo io che gioco League of Legends, quindi per proprio stare zitto. Anche se non ci gioco più. Unless. Non inizia di nuovo a giocare League of Legends. Please. Aspetta, leviamo monetine e facciamo con il mio gang. Monetino. No, è quello sbagliato. Non è quello giusto, quello giusto. Quello è il Gigamax. Devi dargli la pietra stun. Sì. Il pietra stun DOOM. Hai mai giocato a Minecraft? No. Solo a me piace l'ottava gen. L'ottava gen ci sono pochi Pokémon che mi piacciono, purtroppo. No, io... Allora... Ora, non me li ricordo tutti. Da quelli che ho visto, però... Le evoluzioni, diciamo, base... Sono belle. Sì. Per stadi evolutivi di molti Pokémon sono carini. Poi si evolvono e boh... Cioè, diventano un po'... Così. Secondo me si perdono un po'. Di Joy Pokémon Spada, non neanche la Switch. Quindi certo che poi non spara. Messo da parte per il futuro. Certo. Mi piace un livello 40. Ok. Debole. Devo far copiare pure dei Pikachu per avere un Pichu e un altro Pichu e poi faccio... Pichu lo... Per avere Pichu devo dare a Pikachu una cosa particolare? Secondo me no, però non me lo ricordo. Eh? Quelli del mio. Piru piru. Pom 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 pom. No, non fa così questa canzone. No, non serve, ok. Peccato. Onyxo! Pietatuono lo so per Raichu. Che devo per Pichu. Mentre se do a... Se do a Pikachu... Se do a Pikachu una pietra stante, mi dà un altro Pikachu? Sì. No. Non credo. Perché Pichu, se non sbaglio, si evolve in Pikachu tramite amicizia. E non voglio farlo evolvere tramite amicizia e poi farlo... dargli una pietatuono. Troppa roba. Non lo so. Dice gli devi dare il cazzo. Che se non vorresti. Fatto comunque mettere Onyx a posto. Ma qua. Questa pagina è finita. No, non è vero, manca Gigret. Fuck. Perché siamo incapaci? Ok. Damn. Niente. Più veloci. Catturare un altro Pikachu. Lo stavo cercando di fare prima. Non c'è. Cioè, a quest'ora non c'era. Non so perché. Sfornano ovvi a... Mai stati così veloci, secondo me. Forse mi sbaglio, ma non ho mai visto così veloci. No, allora li fanno abbastanza veloci. Dov'è Monetino? Monetino. Bossa. Prendi il... Il monetino lo andiamo a scambiare online. Prendi quello delle monete. Non è Monetino. Si è fatto chiaro. Sei andato sull'altra squadra. Ecco. Devi prendere l'oggetto alla tipa. Al tipo di... Che è il dolce. Cioè il coso delle monete. Ah, ma non importa. Magari te ne menti. Ma non importa. Pikachu Gigamax. Gigamax potrebbe avere... Eh? Le uova le hanno montate perché è competitivo. Ci sta. Monetino libero al brutto. No, lo metto nel box dove scambio Pokémon con scambio magico. Bello Miao Gigamax. Non l'ho visto. Beh, è qua. Qual è Miao Gigamax? Miao Gigamax è Miao allungato. Ma ora, bello no. Diciamo che è un... L'idea Gigamax del Pokémon è quando tipo prendi il gatto, sai che lo tiri su e si allunga? Sì. Quella. Vabbè, è un meme. È un... Sì. Boh, se lo prendi come meme allora ci sta.
Vediamo se gli do un piedastante che esce. Non è un po' alta l'host, ti chiedono? Non credo, quella di prima era molto più bassa. Oh. Non conosci la storia tra Pikachu e Ketchup? Ma cosa c'entra? Che nell'anime Pikachu ha mal Ketchup. Forse sì. Tutto qui. E questa è la fine della storia d'amore. Come fai ad avere 2 milioni di soldi? Compri le Chic Ball con i Watt e le rivendi al Pokémon Market. Esatto, così. Una volta l'ho fatto. Ne ho 1,5 milioni. Una volta e te basta. Mi ha dato 1,5 milioni. Invece io trovo molto difficile fare soldi in Pokémon Rosso Fuoco. Avevo già tenuto uno. No, ma avevo già tenuto un altro uovo di Pikachu. No, ma non con la pietra stampa. Ritira. Tanto in ogni caso ne servono entrambi. Quindi adesso facciamo uno senza pietra stante. Nel caso funzioni, ottengo un Pikachu. Pikachu Pikachu, non un Pikachu Pichu. Un Pia Pia. Comunque sì, ha pensato di giocare a Metal Gear, però non gli piace il gameplay suo, cioè di Metal Gear, quindi non sa. Sono preoccupato per il game... Non so se non mi piace perché non l'ho mai provato, però. Ma senti, se non ti piacciono gli sparatutto, gli steltoni, non ti piace neanche questo. Ho paura per quello. Però anche sulla carta, tecnicamente, Death Stranding non mi dà piacere. Ma perché? Perché semplicemente va, cammini e consegni i pacchi. C'è anche altro, ovviamente. Però, in fin dei conti, è veramente quello. Ma quando porti Fire Emblem? Cristo santo! Fire Emblem! Appena mi arriva. Vabbè, resta. Oh, ma Medieval? Basta, non lo gioco. Basta. Te sei un nostalgia fag. Devo parlare delle boss di Death Stranding. Vabbè, quelle non sono per niente un granché. No. Uovo? Guarda quanto sono veloci con le uova! Sì, infatti hai fatto un giro e sei arrivato. Sono alcune volte dura un pochino di più, Non so per quale ragione. Ma un pochino o quanto può? Tipo ne devi fare 20. Sì. Sono più citazioni andare a maccio questa live che è bellissimo. Ma quali citazioni si sono fatte? Non lo so. Io non lo so. Facco questo dito! Non prende dito, non prende dito. Hai speso dito. Un monte di soldi per prendere sto dito. No, è fastidioso soltanto. Lo prende e dico, ok, prendi dito. Tutti vatte giù. Sai come si fa proprio Yamaskin di gala? Sì, lo so. Non tuo. Ecco, quello lì è una stronzata. Sì, abbastanza. Puoi sapere, da quello che ho capito, ci sono tipo delle leggende a giro all'interno del gioco che puoi leggere e capire, vabbè, qualche cosa, però... Insomma, ma non è intuitivo. Non è per niente intuitivo. Ah, ma se no Pokémon è facile, aspetta, ti do questa moneta e ti leva il bo di uno. Scherzi. Sì, che contemporaneamente è contrastante come logica. Ok. Dopo Pikachu chi c'è? Non ho mai giocato ad un Uncharted, vero? No, non sono un TPS. Quindi ho vinto io la scommessa. Quale scommessa? Ivi Vaporeon, Jolteon. Ah sì, perché lo diceva, non indovinerai mai. Cosa? Facciamo la scommessa che non indovini. Se indovini se non indovini io ottengo questo. Se invece... Ma cosa? Indovini cosa? Yamask, l'evoluzione. Ah. Soltanto che ho detto no, non va bene come scommessa, perché se io perdevo lui aveva un premio, se io vincevo io non avevo niente. Ho detto no, va che gare. Quindi possiamo dire Psicognomo è un cocò. Quindi qua ci manca Espeon e Sylveon. Sì. Sylveon per averlo devo... Per amicizia. Per amicizia? Sì. Mentre Espeon cos'era? Espeon è farlo evolvere come Umbreon ma di giorno. Ma com'era come Umbreon? Era come con amicizia. Sylveon era tramite il Poke and Me. Che è l'amicizia. No, sono due amicizie differenti in realtà. Quindi devi fare al campeggio. Come faccio con Sylveon in questa generazione? Forza ragazzi, spoiler. Sì, lo so che si trovano anche nella Go Furia, però Sylveon con affetto. E affetto lo si fa al campeggio. Affetto quindi campeggio. Ti prendo sto Eevee. Infatti mi sembra un altro Eevee. Facciamo così. Catturiamo un Espeon tramite... Ah, Espeon forse è un compagno di notte, fuck. Basta che dai delle vacche dell'amicizia. Ho capito. Anche prima avete detto che questa roba non ha funzionato.
Non serve il campeggio, cosa serve? Boh, lo vado a cercare nel lago. Non c'ho voglia di far evolvere. Si evolve tramite il tesoro più grande. L'amicizia. Ovvero l'amicizia. Non c'ho voglia di far evolverlo due, faccio. Lo cerco nel lago quando c'ho voglia. Andando a livello con due cuori d'amicizia, dovevo esplorare. Ha preso mossa di folletto. Non c'ho voglia di far evolvere, non mi piace far evolvere Pokémon con l'amicizia. È fastidioso. Ok. Applin, Flapple, Appleton. Abbiamo Flapple ed Appleton, ma non abbiamo Applin. Posso andare a catturare oppure lo faccio l'uovo? Ma no, vado a catturare se abbiamo l'uovo. Cioè, non credo di avercelo. Appleton non è tuo, lo so, ma non importa, è un'esclusiva di scudo. Non posso farci niente. A meno che un suo uovo diventi. Sarebbe pure un Appleton Gigamax. Non diventa come. Non diventa la stessa. No, mi serve un Flapple Gigamax. No, ce l'hai. No, c'ho entrambi. Me lo sono fatto dare, giusto? Guarda. No, devi scambiare. No, giusto, giusto, giusto. No, devi scambiare. Questo Gigamax. Ma che dice? Non a uno. Forza, so. Cosa stai dicendo? Sono coglione. No. Stai dicendo? Veloci. C'è un nuovo box. Un nuovo box. Ok. Però stai andando abbastanza veloce, no? Cosa? Con il Living. A parte che giusto. Fai uova a fuoco. È velocissimo fare le uova in questo gioco. Per questo ogni tanto dico no, non vado a catturare, faccio l'uovo. Vale la pena nel fin dei conti. Invece dov'è? Al rosso fuoco ci metti un monte a far spiegare. Flapple al 59 e Flapple al 73. Quale di questi due è quello Gigamax? Non te. Questo è quello Gigamax? Questo è quello Gigamax. Io non credo che quel dolce si scriva così. Si cognome. Secondo me. Dolce pomo? Ah, io da qui leggo diverso. Leggo una R e una L. Non importa fare così tanto. In fin dei conti è un Pokémon di esclusiva scudo. Puoi un po' girarci attorno, ma non mi cambia. In fin dei conti la vita. Ci sta. Poi si può anche fare volendo. Però per il momento ci tengo lui. Qua. Stava qua. Non so che se mi danno l'item posso farlo evolvere io direttamente. Però. Who gives a fuck? Ah, oh, shit. Belli Pokémon folletto. Lui mi serve. Ecco, anche a lui a me piace. Lui è strano, però. Lui è strano. L'evoluzione è bellissima. Raccoon è da finissimo. Incredibilmente, a me ragni così mi piace. Raccoon funziona davvero bene. Ci fa un ventre Pokémon con il mio nome. Vabbè, non è quello lì alla morte. Mi piace avere di miei Pokémon che per me sono facili da ottenere. Sì, lo so che se mi danno lo strumento posso fare evolvere di mio e quindi serve il mio Pokémon. Lo so, non è preoccupato. Oh, ma lo sai che se gli dai uno strumento si evolve da. Poi diventa tuo. I medici con Flapple come Pokémon. C'aveva Flapple il. No, non Flapple, c'aveva Applin il. Pokédex aggiornato. Wow! Sai cosa serve il Pokédex aggiornato quando finisce la missione della giornata? Che serve? Niente. No. Bella come funziona? Devastante. Incredibile. Come mai? Che quando ho scoperto che se finisce la missione del Pokédex ti danno nulla, ho detto beh. Mi sembra una buona ragione per fare la missione del Pokédex. Che dire. Incredibile. Dov'è il mio Araquanid? Laggiù. Qua. Laggiù. Ma che bello Araquanid. Sì. Ci sta. È d'acqua, no? Acqua con le otto. Sì, scherzo. Perché non lo metti a posto solo? Se finisci il Dex ti danno il Chroma Amuleto. Ti danno il Chroma Amuleto. Grazie, lo so. Ma davvero? Cioè, devi fare così tanto per avere il Chroma Amuleto? Il Pokédex. Devi finire il Pokédex. Cioè, devi avere tutti i Pokémon registrati, tutti i 400. Sì. Non è poco. Vabbè, per tanto serve soltanto per ottenere i Shiny. Beh, non è comunque poco. Vabbè, già a quel punto non è vita. Se vuoi ottenere gli shiny, fallo un po' di più, non è che ti finisci. Ho
po' meno vita. Fa vedere la parte in cui tu dici che sono brutti gli sprite del porno tuo. Ti dici sempre, vedete? Quando è nella scena di battaglia, il coso fa. Vada. È di minor qualità. E forse la lab non si vede. Vada. Qui vedo io. Ah, qui oia. Guarda questo texture qua. Sono un po' di bassa qualità, vero? È un pochino. Il problema è che è sul leggendario. L'importante è che Charizard sia perfetto. Sto cercando di combatterlo. Probabilmente Charizard è perfetta, però vedete queste qua. sono proprio leggermente sfocate di bassa risoluzione. Non capisco perché. È assurdo. Farfetch'd. Ah, shit. Fartofeccio? Espur! Espinin! Lui non mi dispiace. Guarda, anche a me in realtà. Non mi ricordo se... No, probabilmente lui più passa il tempo più mi piace. Era tipo il Pokémon Creep, no? Sì, perché c'ha sempre gli occhi così e... Ha visto la guerra. Chi non l'ha visto? Dio! Eccolo! Eccolo! Eplin, come Drago, ci poteva stare benissimo con l'ultima evoluzione di Flapple. Però, allora, senti. Non ce l'ha e mi dà un fastidio incredibile. Però io adesso vorrei essere un attimo onesto intellettualmente con te e con la chat. Eplin, brutto. No, a parte questo, a me Flapple però non dispiace. Neanche a me dispiace Flapple. Cioè, come Pokémon Drago Mela, hanno fatto un lavoro incredibile. È il problema è che non mi sembra l'ultima evoluzione. Vabbè, ci sta, cioè ti lascia un po'. Ma anche Apple tu non mi dispiace. C'ho qualche piccolo problema, però. È un peccato che non si porta. Guarda quanti punti esperienza. Espur assomiglia un po' a mio zio tossico dipendente. Estus. Adesso sì che sono salvo. Sbagliato. Spada rovinata. Il vero drago di questa genere è Dara Capurro. Nessuno lo può superare per me. Dragapult non mi piace. Oddio, nessuno lo può superare in questa generazione, semmai. Perché te mi stai dicendo che Tyranitar è peggio. Axorus. Dragonite. Garchomp. Axorus. A me danno piace. Un po' fastidio i cosi così. Che ma poi diventano delle lame giganti. Non mi piace della seconda i baffetti, perché diventano un po' meno strani. Nell'ultima mi piace e nella prima mi piace. La prima che sono due dentini così poi, e basta. Cioè, mi stai dicendo Garchomp è più brutto? Cioè... Sì, in questa gen. Ah, ok, ok. Preferisco comunque Flapple. Vabbè, quindi c'è solo lui e per forza di cose. Como? No, allora, Como a me fa ca... Oh, come mai razza può piace? Cioè, non capisco. È spur. Cioè, proprio anche brutto. Anche a me non piace Como. Meowstic, ad esempio, c'ha due aspetti completamente differenti tra maschio e femmina. Uno è bianco e nero, l'altro è nero e bianco. Sì, vabbè, quello lì era bianco. Quello lo faccio come due Pokémon da Dex. Da anche, Living Dex. La verità anche perché ti fa comodo nello spazio. Non ho idea. Ovviamente. Ok, thanks. Garchomp è warm. Wow, la Mega è il top. La Mega non mi fa troppo impazzire, ci sta, ma è Garchomp. Moncincino? Amencino. Nessun Espur? Quello, wow, perfetto. Non ho ancora catturato un Wobbuffet. Come no? Valla a catturare. Neanche uno. Beh, non so perché Wobbuffet mi piaceva tantissimo. Anche Wynot. Sono dei bei design. Ci stanno. Non mi piace con il... Con il rossetto. Il rossetto è stupido. Quando tipo hanno le cose... Anche perché c'è differenza di sessi. Mi sa che adesso per differenza di sessi faccio soltanto quando un Pokémon ha due aspetti completamente diversi. Tipo i due hanno Pheasant. Sì, perché sennò dovresti fare anche due Ivysaur, due Venusaur. No, perché lì non hanno differenza d'aspetto. Invece sì. No? Sì. Mi pare un Venusaur c'ha il... Ah, vero, c'ha ragione. Insomma, era rottura di cazzo. Questo è un po' troppo, in effetti. Eccolo, prendi Wobbuffet. Prendilo. Fuck you waiting for? C'è Vespo. Tanto non lo trovi. Così ti ha trovato una pena. Perché non prendi un uomo? Fatto non lo trovi. Quindi c'è il boss ragno. Vabbè, stai parlando per oh. Ma Machamp Gigamax che ha solo 4 braccia. Quanto è triste come cosa. Ma cosa serve Gigamax? Che poi non cambia. Non è che cambia parecchio. Ha dei tatuaggi addosso. E
Sono tatuaggi che brillano, ma sono tatuaggi. Ma grazie. Avevo visto un disegno fatto da qualcuno che era fighissimo. Era un concept, diciamo, di forma regionale di Machamp. Dove non è lotta soltanto, è lotta spettro. E dove perde un paio di braccia, rimane soltanto con due braccia fisiche, ma poi ne aggiunge quattro incorporee. No, tipo fantasma. Quella è super figa. È una figata. Tutte le cose un po' spettro, sono super fighe. Ma c'è un PG che Max Alieno di Ben 10. Sì? Lo so perché c'è quattro braccia, lo so. Però sarebbe stato carino un Machamp rosso. Come quella di Ben 10. Il Machamp Gigamax è talmente dimenticabile. È talmente normale. È talmente niente. Cioè, almeno Gengar posso guardare e dire, boh, è brutto. O posso avere un'opinione riguardo. Machamp è Machamp. Come Lapras. Lapras è Lapras. Madonna, davvero, è solo Lapras più. Al guscio è un pochino storto. C'ha il ghiaccio attorno che fa. E c'ha il collone. E basta. No, non è anche il collone. È semplicemente più grande in generale. Quindi può sembra un pochino più lungo. Ma non ti spa neanche dire se c'ha più lungo. Che c'ha più lungo? Scherzo. Nani? Il tipo aspetto è il miglior tipo Change My Mind. È il mio secondo tipo preferito dopo il Coleotto. Il mio tipo preferito... Pichu! Si è voluto in Pichu e non Pikachu. A meno che non abbia fatto troppe uova. Boh, vedi, aspetta. Io catturerei il Wyvern. C'è Vespur! Ma non è quello giusto. Perché non è Vespur? C'è un Pokémon che non utilizzerei mai. Però ci sta. Ho sempre trovato con le otter inutili. A me sono le persone più fighe sticamente. No, ma scherzi. Golisopod, scherzi. Galvantula, Sentiscorch. Ma Pinsir, Scolipid. Coso. Scizor. Shiter. Heracross. Ce ne sono di Pokémon Volcarona. Brutti. Ce ne sono di Pokémon con le otter belli. O come sono brutti? Ne sono tantissimi, anzi. Brutti. C'è anche quelli di Cavolt. Yanma. Orbitol. Yanma. Yanmega. Che c'è anche la prima evoluzione Yanma. Sì, lo so, però. Non mi ha fatto impazzire. Io preferisco Yanma. A me piacciono molto. Coraggio peggior Pokémon di ottava gen. Se lo contende di sicuro. Chi è? È l'elefante. Hai visto la Gigamax di Coppa Raja? È solo più grosso, no? Cos'è? È la cosa più brutta del mondo. Cioè, diventa una ruspa. Ancora peggio. Perché te non hai notato una cosa, me l'hanno fatto notare ieri. Un ruspo. Diventa una cosa orribile. Dov'è Coppa Raja? Già Kyufent era brutto, Coppa Raja è ancora più brutto. La giga fa schifo. Che poi io non ho capito perché l'hanno fatto, cioè... Vedi com'è? Ok. È su due gambe. Queste qua sono le sue braccia. No, questo è veramente brutto. E poi quando lo vedi nel combattimento, lo vedi da più in basso. Quindi vedi soltanto sta parte qua davanti. Vedi a malapena la parte dietro uscire. Infatti, visto così, ci sta così. No, anche la codina. Brutta. Poi c'è un cuore brutto dietro. Perché ha un cuore dietro? Che cazzo ne so io? Non è un cuore neanche, è un coso a caso. È il timidro. È un... No, così tutto piedi. Sai cosa sembra? Sembra tipo un Lego. Così. Andalo. Ma perché diventa quadrato? Non capisco. Quanto è stupido. È proprio brutto. Sì, un altro Espur. Espur. No, non te. Dovrei catturare anche lui, in effetti. Catturiamo Swelix. Così ti rendi conto quanto è sproporzionato. Ma di base era già sproporzionato. Lì è ancora più sproporzionato e c'è la proboscide è grande quanto il corpo. Oddio, false lacrime. Mi ha fatto di una difesa speciale. Sai chi fa false lacrime? Finisce così la frase. Quante ore di gioco hai? 90. 90. 92. Quanti 0 su 5 ti aspetti per questa gen? Non tanti. Secondo me pochi. No, in realtà non tanti. Sono più 1 su 5 che 0 su... Vabbè, quello è ovvio. Però...
insomma, paragonati ad altre generazioni ci sono, forse ci saranno anche meno 0 su 5, perché il concept base in alcuni casi non è neanche sbagliato, ci può stare, è l'esecuzione che è proprio inaccettabile. Non saprei dirti quale proprio non mi piace. Chi è Barnacle? Che di base Barnacle è il è un pesce, è il aspetta, lo trovo. È lui. Ah, capito? Sì, boh, lui è uno dei peggiori di sesta di sicuro. Sì. L'uomo mani. Neanche a Copparage e Rillaboom? No, 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 Rillaboom neanche. Ma Rillaboom un po'. Basta poco per in realtà per renderlo un Pokémon bellissimo. Non è che no. Ogni volta che avevano tipo un bivio nel loro design, dovevano fare una scelta. Scegliamo quella sbagliata. Mi dà quell'impressione. Allora, Pichu, metto qua. Pich! Sto per dire io. Perché è a livello 8? Ah, perché hai fatto il combattimento. Ah, sì. Grazie per il video, esperienza. Il fatto che non si possa spegnere è strana come scelta. Oh, meno male non c'è GTS, se no. Guarda, posso scegliere Espo dietro ad Eternatus che lo copre. Ah, no, c'è. Eccolo qua. Ma non è l'altra versione, sono due uguali. Non so, ma infatti lo fa l'Evolver, costava 60. Un Tamiostic. Ah, già, è vero. Un Tamiostic. Non l'ero di... me l'ero proprio dimenticato. Ma anche di quello se vuoi, mi stai al 60. O l'hai catturato al 60? Ho catturato al 60. Ne serve uno maschio e uno femmina, in ogni caso. Quindi facciamo evolvere lui. Qual è il vostro genere di musica preferito? Boh, ascolto un po' tutto. C'è la risposta che do anche. Di sicuro non mi piace quella lì. Quella canzone che ti piace non mi piace. E non è solo per offenderti, di più. Bello Flapple, peccato si evolva. Quando esce Isaac domani? Spoiler. Quando esce il video della valutazione di ottava gen, is the new. Quando esce Catherine? Ma anche is Meowstic, the... Buon. Secondo me si poteva non evolvere. Perché questo, cioè, che gli sta a significare? Poi perché si evolve? Anche lui cambiano colori, cambia tutto. Diventa due code. Potevano tenerlo per questa per la generazione dopo, non so. Però la gente abbia detto. Ma perché non è più capito? Perché non c'è il Pokémon? Fa! E tra l'altro, se non sbaglio, Sprizzi è di Scudo. Sprizzi. Magari solo per noi italiani. Tra un altro Espur. Espur. Nuzleaf. Nuzleaf. E se devi iniziare un Nuzleaf adesso? No. Come mai poi per l'altra partita da lui? Che a me Sasa mi dà fastidio. Quindi con tutti i capelli. Vabbè. Mamma mia. No, nei giochi precedenti non si vedevano. Vero. Qui invece sono proprio pa pa. Pepperoni. Che cazzo. Eccolo Espoo. Sei femmina? Grave, comunque lo vedo attrappare. Ti piace attrappare. Lo basta? Vedo a pomparsi a DPG. No, ti ho dato il bruciapelo, mi ha fatto intennare. Brutto colpo! Guarda, e mi fa tentennare! È fortissimo, secondo me lo devi mettere in squadra. Questo è Espoo. Falso finale. Rip. Che fronte questo. Cioè, io vado a studiare. Bravo. Bravo, studia sempre. Ma che tua sera. Io tutti i giorni. Unless. Mi è successo di meno bene fare altri giochi simili? Guarda volentieri. È una serie facilissima da editare, realizzare e caricare sul canale. Quando esce il nuovo... Deve uscire il prossimo della Dark Picture... Sì, che hanno fatto... Anthology, trailer. Devono fare... Sì, che... Starci. Si migliorano un po' di cose, ci sono dei giochi davvero carini da avere ogni tanto. Borse?
Forse domani prendo 5. Yeah, basta copiare. Fatto intelligente. Livello 32, se volga al 32. Sei coraggio. Lui lo fa. Ma scopo tipo. Scopo un parapsicoraggio tipo al 12, 18? 19, 20? 21? 32? 32, 24. Quanti anni hai, Grafier? Quanti ne hai te, ma meno uno? Perché no? Perché io sto facendo imparare mosse, tanto non lo utilizzerò mai? La fronte di Gravier con quel bell'occhio visibile. Terzo, non me l'hai mai detto. Orecchio visibile. Questo, orecchio. Sarei per ascoltare. Chi? Non me. Ok. Si evolve al 25. Piru piru pom 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 pom. Si è volto subito. Si è volto? Si è voluto subito. Si è volto. Si è rivoltato nella tomba. Si è volto. Oh mio Dio, si è volto. E che carini. Lei mi piace di più. Però non c'entrava nulla con uno dell'altro. Boh, lo capisco di più già come evoluzione, visto che sono strane, perché devono essere così differenti uno dall'altro. Sì. Quindi non potrebbe essere uno esattamente uguale all'altro, completamente diverso. Quindi no, vabbè, ma non capisco una logica perché fai si diverso. Evolve... Di base, dici, perché si evolve? Puoi anticipare ora Reddit? Perché? Cosa mi dai, Psychofossil? Psychofossil, eh? Dai, te l'ha pure linkato Fossoso, ti tocca. È lì. Mi so riconoscere persone. Vabbè, lo vado a vedere io. Ah no, per non si vede Vivi tutto ecco. Questo Zwirlix Slurp. Oh madonna, guarda il brutto Slurpuff. Sì, lui è bruttissimo. E anche Aromatis. Zwirlix è carino. Ci sta. Ma a me mi danno fastidio ai piedi. Sprizio è orribile. Sì, neanche l'evoluzione. Aromatis è proprio brutto. Sprizio è di scudo. Perfetto. Primplap migliore di Ciccia e Tarpi. No, per me Inferno e Petroterra sono i miei starter preferiti. Di fuoco no, e no, di vabbè, erba. Ma lui dice le forme base. Come prima evoluzione. Ma prima evoluzione non lo so. Cincia in realtà forse non è la mia prima evoluzione preferita. È una scimmietta. Di tipo fuoco. Ma secondo me tipo fuoco forse preferisco Fennekin. Boh, secondo me Cincia ci sta. Era molto semplice come forma. Cioè era solo una scimmietta di fuoco. Secondo me era molto carino. Spezzi si evolve per scambio. Diciamo che i primi stadi della quarta sono molto bellini. Slurpuff si evolve per scambio? Beh, vedrai. Sprizzi poteva diventare fantastico. Come? Che così, diventa così in generale. Quanto rimane in chat? Che significa? Finché non finisce la live. Già la vedo 2.30, 2.40. Perché lo uccide? Ne siamo due, uno per Swalex e uno per Slurpuff. Ha senso. Non capisco questa logica. Inizio da capo. Mi spiace, ma dovrei iniziare il gioco dal set. Chi si chiede più sexy? Concept del dottore della piaga. Di Sprizzi era potenzialmente uno dei migliori dell'ultima gen. Peccato che per l'evoluzione c'è questo qualcuno di drogato. Sprizzi come concept è il dottore della piaga? Dove? È il dottore della peste? Sprizzi? No, ma che? Ma solo perché la teoria è il becco così. Non credo. Se è quella la base, hanno pure sminchiato Sprizzi. È quella la base? Ok. Qua non c'entra nulla. Vedi, perché ha il becco. È un naso, non è un becco. No, insomma. E sai le maschere, no? Sì, infatti, ma non avrei neanche mai detto che fosse un... No, ma infatti... Cioè, o lo fai di tipo buio o spettro. Non credo di tipo folletto rosa. Ma infatti, secondo me, non c'entra mai una tua teoria o è così? Perché sono due cose diverse. Comunque, ho capito chi lo vuoi fare evolvere. King con che? Ah,
Swilex evolve attraverso il giusto. No, non molto ancora. Ok. Poco. C'è scritto su Bulbapedia. Allora forse. Commenta la descrizione del Pokédex. Ah già, perché ti serve una normale. Capito adesso. Oddio. Prendevo tutti. Due qua. Ok. Siamo che numero siamo del Pokédex? Tutti i box hai fatto. Siamo a 180. 214. Se non me lo dicono non lo collego mai alla maschera del Cerosico. Ma dicendomelo io non lo collego. 214. Cioè boh. No vabbè lì sono no. Mille Pokémon che sono fatti. Solo così no. Col becco così a maschera. Sì. Chi? Corviknight. Ha un becco. No c'è tre. Devo prendere Wobbuffet. Wobbuffet. What the fuck. Devo prendere sia maschera che femmina. Wobbuffet. No. Ok, vado a prendere femmina. Fuck. Non piace neanche a te. Non c'è nessun Wobbuffet. Sono finiti. Ben ah, shit. Piru, piru. Pom, pom. Ciao, no, Gravier. Per Natale farai mai... Valuto tutti i Pokémon della beta di oro. Ah, quelli. Sono molti design differenti e poi non è meglio. Non lo so. Vedi, se avevi un GTS potevi scambiare un Pichu per un Pikachu, ma... No. No. Wobbuffet, no, shit, fuck. Quello shit. Non è Wobbuffet. Wobbuffet. Quello non è Wobbuffet. Wobbuffet. Comunque oddio. Reddit? Reddit. Non so, per il Pokémon della beta Reddit. Non essendoci mai un artwork ufficiale, io lo faccio, l'ho basato tutto sugli artwork ufficiali. So che hanno fatto degli ottimi lavori, se non sbaglio, ragazzi di Weedle, che avevano preso gli artisti apposta per disegnarli tutti e roba del genere. Non ricordo. Potrebbe essere forse carina come idea, ma magari non lo so. In futuro, forse in un altro momento. Preferisco molto più quelli da Risp rispetto a fare valutazioni di Pokémon Shiny. Che non ha senso. Wobbuffet è il tuo asbando. Salvaguardia! Oh no! Porco. Pochetto buono. Poi in realtà Wobbuffet è anche un buon Pokémon. Come cazzo si vede? Sbando preferito di Pokémon Sword and Shield? Nessuno. Basta. Non c'è nessun boh. Qual sono è? Pochi personaggi che sono caratterizzati bene con più di 18 anni. Gli unici caratterizzati bene sono un Bit e Hop, ma sono dei bambini. Mi sa che è meglio che tu non ti esporre su questa domanda. Oh, è il 10. Devo dargli il campanella. Campanella. Ding ding ding. Scrivetevi campanella. Ho capito. Ma No. Ho capito. Dagli tante pacche. Stai zitto. No. Faccio così e adesso gli do un caramello XL. Perché? Guarda come si evolve. Al 31. Popo. Elettrococcola. Voglio imparare elettrococcola. No. Perché è forte. Voglio imparare congiura. No. Elettrococcola è fortissimo in realtà. Davvero. È tuono onda che fa anche danni. È un tuono onda utile. Un tuono onda. No, tuono onda utile per catturare Pokémon. Visto? Si cognome, visto come si fa evolvere? Ti permette. Quindi adesso non si chiama più Soul Seed, non si chiama Soul Shield. No, anche questo era femmina. Peccato. Piaccio. Pia. Boh, non lo so. Soul Silver non me l'ha mai detto soltanto Soul Silver. Mi ha detto Heart Gold e Soul Silver. È rarissimo che qualcuno si rifresca un gioco soltanto con SS. Prima tuono. E vai di Raichu. Raichu. Scambia la femmina. Cambia la femmina di Raichu. Non credo. Deve avere anche la forma Alola. Raichu Alola? Non c'è. Esatto. Raichu Alola? Com'è? Non mi piace. Ma c'è la coda tagliata? Mi sa perché è femmina. Quello maschio non c'ha la coda tagliata? Mi sa di no. What the fuck? Non so, chiede... È vero, c'è la coda tagliata. E lui è soltanto femmina. Quello che ti avevo detto prima. Sa di sì. Mi piace un sacco tipo quando un Pokémon impara una mossa particolare quando si evolve in una nuova evoluzione.
Ma quella mossa lì non è utile per lui. Tipo è fortissimo in attacco, ma poi dà una mossa per attacco speciale. E dovrebbe essere la sua mossa particolare. Sempre. Tipo mi ricordo che nell'anime veniva... No, per Lucario veniva mostrato appunto il fatto che utilizzava energia sfera, ma è attacco fisico lui. Se non sbaglio, potrei anche sbagliarmi, non lo so. E mi ricordo sta cosa. Ma dicevo, perché non funziona sfera energia quello che è? Poi contato ho detto, ma ovvio che non funziona, cosa sbagliata. Fammi la cosa tagliata, ok. Che tristezza, perché l'ha tagliata? Chi l'ha tagliata? Il maschio, forse. Piaccio. Pia, pia. Boba Fett. No, devi fare l'uovo con Boba Fett. So. Posso pure sceglierlo dal box. Non è un problema. Vero. Io ormai sono abituato a quella merda. Si scherza. Tipo un rosso fuoco dove tutte queste facilitazioni non ci sono. Dopo Dew Pider, Wabu Fett e gli altri c'è Farfetch e Surfetch. Tanto non ce l'avevo. A quanto pare no. Avevo un'altra, avevo Wishcash. Per qualche ragione stavo pensando che Cincio se volesse un. A me Wishcash. Se volesse un Wishcash. Piace, ma non mi dà fastidio la sua M. Esclusiva di Scudo. Korak. Stranamente. A me lui piace un monte. Korak funziona. È anche toxico. Piace un monte. Sì. Lui è ancora di più. Lui è anche Scorupia. Sai perché sono dei bei Pokémon di tipo lotta? Perché non cercano di essere degli umani, cercano di essere degli animali che lottano. Sì, fighissimo. E funziona molto meglio. Non so perché fanno sempre dei Pokémon lotta che rappresentano umani. Per esempio, quanto sono brutti quelli di quinta. Quelli di quinta sono i peggiori. Mamma mia, con le togane. Ma anche Conkeldurr, Gurdurr e l'altro. Vabbè, allora devi dire anche lo stesso di Machop, Machop, Machok e quell'altro. Sono più rettili, però. Non mi hanno mai fatto impazzire, ma sono un pochino più rettili. Gli altri invece sono semplicemente degli umani low poly, rossi. Venosi, però con vene. L'altro è un umano con naso da clown. Ma perché? Quel naso proprio no. Non l'ho mai capito. Fare l'uovo di Wynat ti serve il Distaroma. Distaroma, ok. Di sta roba. Cincio me ne serve una. Perché io non avevo visto che avevo messo Cincio accanto a Wishcash. Ero sicuro che fosse Wishcash l'evoluzione, non so perché. E invece si evolve da. Quindi devo catturare un altro di Cincio. Cincio. Siete consapevoli che siete shippatissimi da tante persone? Sure. Ci sono migliori ship per me. Tante persone intendi tre? Le tre femmine. Tre femmine che seguono il cane. Che sono? Io? Che in realtà te, brutto stronzo, non ti stai alzai, sei pieno di fie, ti seguono. Volo, volo. Pom, pom, pom. Ho capito. Questo è un altro Pikachu, per sbaglio? No. No, è Ferrosid. Ferrosid, che ci ha messo molto a evolversi. Come mai? Perché non ha capito. L'hai preso dopo? Sì, l'ho messo dopo. No, ok. L'ho messo tardi. Io avevo visto che l'avevi messo prima. Allora chi è l'ultimo uomo? Pikachu? Basta, Pikachu. Ho paura di averne fatto uno di troppo di Pikachu. No! Cosa fai? No, è fuori ordine! Cosa fai? No! Basta, fine del limite, scaccella tutto. Pokémon è start! Mi serve un Distaroma? Distaroma, sì, qua sì. Si compra. Dice, domani la verifica sull'alfabeto, consigli ABCD. Cacchio. Sulle basi. Distaroma. Sta Roma. Oh no, come farò con questi, tutti questi soldi qua dati a lui? Come fai dove trovare Antan? Hanno scambiato. Trovi nell'Overworld, se non sbaglio. Oh, adesso scopriamo chi è. Adesso chi è. Oh oh. Puro puro. Oh oh oh. Oh oh. Oh miau, è vero. È vero. È vero. Ho fatto Persian. O no. È Persian. O questo è quello che sostituisce Monetino. No, lui è Persian. Non è Monetino. È Persian. Monetino? È già stato no, sostituito. No, c'è Digio. Ma noi andiamo via. Ciao. Scherzo. No, questa roba. Quindi miau super mega. Miau giga. No? Sì, miau giga. Che devo mettere qua. Super mega. Super mega miau. È normale. Persian si tiene tanto con livello, vero? Sì, al 21. O al 20. Un po' basso.
di prima generazione, secondo me super. Comunque chiama l'XL. Comunque XL, tanto sempre... 60. Sono sboron. Porta 31. Cosa impara? Finta attacco. No, non devi imparare a fare finti attacchi. Graffi, giorno di paga. Sì, la voglio. Giorno di paga? Ne abbiamo qualcosa. Carino. Abbiamo brucia finta attacco. Perché non lo c'è? Il bottone è utile. Diminuisce l'attacco. Poteva imparare due volte finta attacco o l'aveva imparato su? Non ve lo fa imparare, vabbè, ruggito. March. A 28. Se proprio al 28. No, non è vero. Così ho deciso io. Li sa tutti? No, ricerca su Google. Non è che... poi... Puro puro! Pom pom! Guarda quanto è incazzato nero! Miao ci sta come design, ad esempio. Miao Galar, no. Come Miao Galar? Con la barba. No. E Miao Alola? No. Quello proprio no. Persian Alola? No. No, taglia. Per essere una loro è una delle peggiori forme regionali di ogni Pokémon. Voglio imparare sfogliato. Sure. Al posto di graffi. Giustamente. Sono più graffi. Non dire alzare, dici. In realtà ho Saidonia a fianco. Ma. Smetti. Vuoi imparare Gemmo Forza? Addirittura. Ma. Perché c'ha la gemma in fronte? Perché no? Leva. Leva bruciapelo. Tanto te fai tutti questi altri, non lo userai mai. Persian best waifu per il diso. No. Sappiamo tutti chi è la best waifu per il diso. No. Così abbiamo fatto pure lui. Abbiamo fatto davvero tante in realtà di anche Pokémon stasera. Poi tra l'altro stranamente facendo 3 ore di Pokémon soltanto Living Dex fai parecchi progressi. Non me lo sarei mai aspettato. Davvero devastante. Incredibile. Il Mega non va dopo Persian. No. Ma sai che assomigli a Jinx? Ma chi? Io o lui? In ogni caso sì. Boia. Ci scambiavano sempre. Persian era broken nella prima, ma ormai ci sono troppi. Che significa ci sono troppi? Troppi Persian. Che significa? Hai praticamente 4 Persian. Mi sa che non devi andare con la bici, se no scappi. What the fuck? Oh! Chi c'è qua dentro? La tua mamma Yala, non si può dire. La madonna. Ora ora non ti serve. Ma infatti non ho sempre dato il santo loro. Stiamo cercando un altro cinciù. Ciu-ciu. Cinciù. Tu capelli lunghi. Ah, intendi me. Tu capelli corti. Ma come pari di Shiny 2? Tu capelli lunghi. Almeno di te che stai a sinistra, non tu capelli lunghi. Tu. Mamma mia. Dove siamo? Oh! Fai lezioni e lo tieni pure. È un corpice! Oddio! È un ciuto, che corpice. Okay. Ma meno corpice. Ho scritto lì corpice. La corpice. Tu che LD. Ho capito. Tu barbetta, bene. Ah, sto prendendo un po' per il culo, mi sto annoiando. Fatti una sega. Quello non è mai noioso. Perché clicco così in fretta? Che sono tipo, boh, pesca, vai in fretta. Sei nervoso, sei nervoso. Sei nervoso! Non mi piace pescare in nessun gioco. Una volta è uscito un pelato con i capelli lunghi dalle finestre di una chiesa. Cosa? Se è pelato non hai capelli lunghi. Comunque sai cosa vorrei recuperare? Tipo... i Pokémon, quelli per GameCube, tutti strani. Tutti strani? No, gli Stadium, quegli altri. Che non mi ricordo come si chiamano. Mr. Dungeon? No. Cinchu! Cinchu! Comunque, Cinchu non è proprio Ching Chong. Diciamo. Let's go Cinchu e let's go... Ma l'altro, il topo d'acqua di secondo? Marin? Maril? Ecco, il Pokémon XD. Quello era figo. Mai visto in realtà. Mai visto. Vabbè, Stadium e Colosseum erano... No, Maril brutto. Cioè, non brutto, bello, però boh, mi lascia nulla. È l'unico Pokémon topo eletto di tutte le generazioni che non è eletto. Sì, però boh, non è neanche il per questo lo apprezzo, perché è l'unico Pokémon topo eletto che non è eletto. Let's go Ching Chong, però non può uscire in Cina.
Tanto in Cina ora giochi in... cosa? Do no, una... cazzo. Basta farlo salire di livello, vero? Sì. Il Teach era da Klugia, esatto. Quanto era figo da Klugia. Vuoi imparare sotto carica? No. Da Klugia a casa sua. Vuoi imparare scarica? No. Colossum era... Vuoi imparare Acquanello? No. Pare in cazzo. Eccolo qua. Potentissimo questo Cinciù. Po. Farai mai FIFA 12 in live? Cazzo. FIFA 12. Domani. Perché proprio 12? Perché è il gioco migliore. Da allora FIFA è sempre sceso. Sì, io peggiorato sono... costantemente. Secondo me c'è... Ho capito. Secondo me c'è ancora gente che fa... Tipo se te vai online... FIFA multiplayer, cioè ti sicuro della gente che c'è. Quante mosse impara? 3. Cacchio. Un sacco. Dopo Cinciuchi c'è? Se ne è da quasi 3 ore, in realtà bisognerebbe fermarci. No, prima c'è Farfetch e Surfetch. Ho skippato. Esatto. Il Drift e il Joy mi sta altamente un po' di più. Ma se te compri dei nuovi Joy-Con, la cosa si risolve ovviamente. Sì. Il problema è dei Joy-Con, non è la console. Comprali nuovi. Dici poco. Costa un parecchio. Costa 30 euro. No. Quanto? 60-70. Beh, allora. Vedi. Cosa stai cercando? Il mio Surfetch. C'è proprio un Farfetch. Ah, il Farfetch l'ho dato a Psicognomo. Psicognomo, sei un gobbo. Così, sì. Così. A caso. No, un gobbo. Livemente gratuita. Un gobbo di mappa. Ma non Farfetch. Che poi ti hai avuto anche culo a farle evolvere. Perché si evolve solo se fa 3 colpi critici in una lotta. Ma meno che cazzo fa. Ah, vi l'avevo sentita come cosa. Infatti non lo sapevo. Infatti quando io ma con il porro con il porro è facilissimo. Un sì. Combattimento l'hai fatto, ti assicuro. Poi sì, no, infatti te l'hai fatto subito. Ho detto vabbè, magari ha avuto culo. Devi trovare il Farfetch con il porro. A quel punto si evolve in 2 secondi. Non tutti. Ho avuto la fortuna di averlo e non saprei niente. Io vado. Buonanotte. Tanto la vedrai. Hai perso poco. Perso Pokémon. Scusate. Uchtiallo. Infinite Adventure con tuo fratello dice dopo te per Natale? No, io non è possibile, te lo dico. No, ma poi io col cazzo e fa tutta l'attività fisica. Al massimo con uno, ma anche lì è difficile. E non potrebbe mai essere mio fratello. Io non potrei neanche essere io. Dice non vuole, quindi no, ok. No, è che non voglio. È possibile. Che la vedo dura io che 25. No, non il giorno di Natale, ma diciamo per Natale con Gabe, dice. Ah, te fai spoiler. Ah, per Natale con Gravio, dici? Nasale con Gravio. Lo porterai, lui ha detto proprio per Natale, cioè magari come video di... Mio fratello mi distrugge, sì. Ma... Boh, non lo so, ma era davvero dura? Come gioco? Sì, cioè nel senso... Io ho messo difficoltà abbastanza alta. Sì, infatti, siamo partiti subito a 1000. Ma era peggio di ginnastica alle superiori o più o meno uguale? Peggio? No. Si faceva poco alle superiori. Ma insomma, quello che si faceva. Ora, io non ho mai avuto dolori allucinanti. Però insomma, si faceva parecchio. Cioè, abbastanza. Il normale... Si faceva roba. Atletica. Giusto, lui è difficilissimo da far entrare. Si faceva roba. Boh, non lo so. Forse è più divertente. Sì, perché facevi più movimento, facevi ostacoli, roba del genere. Qua invece l'avvenza è limitata al gioco. Certo, quindi meglio... è più. Non è flessione, tipo squat e roba del genere. Sì, sì. Di certo meglio che giocare a palla a volo tutti i giorni. Mamma mia. Mamma mia. Vai di Ultra Ball. Secondo me è il tuo momento, Master Ball. È il momento di usarlo. Uno. Due. Tuo fratello? Tornerà prima o poi. Ci vedremo prima o poi. Sto Surfetch, Farfetch. E fu così che non si Porp Fetch è un po' difficile. Premier Ball. Premier. Quanto sono belle le Premier Ball? Sì, lo stavo per dire anch'io. Uno. Neanche una proprio. Vai tu a Roma da tuo fratello a fare una live. Questo periodo qua mio fratello è super impegnato. Prova una rete.
Perché? Do it. Ecco, perché hai le ball dell'ultra creatura? Te ne danno una per gioco, semplicemente perché così ne mettono tutte le ball di ogni singolo gioco. Per sketch. Per sketch. Ho capito. Vai di chic! Usa una ultra ball, ma non ha funzionato. Ma eravate in classe assieme, chi? Noi due, siamo atto? Non hai sentito i nostri discorsi sulla palestra? È un barbone per strada. Chi dei due? Li lasciamo il mistero. Vedi, c'è uno che ha la Switch, un computer, due monitor, e uno che ha un computer. Chi due sarà Switch. Due Switch. Vi sfida Yu-Gi-Oh! E chi perde compra un box di Yu-Gi-Oh! Ad un altro. Beh, un'idea carina. Se, però, diciamo, Yu-Gi-Oh! Ora è un po'... Non ci gioco da tantissimo. Sono abbastanza sicuro che sia adesso troppo broken. Sì. Tutto, perché ogni volta, ogni nuovo... Sì, cioè tipo fai... Io ho visto tipo, una cosa, fai... Yu-Gi-Oh! Fai sei tutto. Evocazioni, poi una fai un'evocazione, c'hai il buo torto, la metti nel mezzo e praticamente vinci perché hai 10.000 di attacco. Alla fine li perdi tutti, esatto. Sì, sì. Boh, alla fine li metti in Pokémon Home. Un box di Yu-Gi-Oh! Ora uguale 600 euro. Allora, col cazzo! Un box intero costa 600 euro? Non credo. Non è troppo. Costava tanto, Yu-Gi-Oh! Ma 600 euro? Ma c'era la massimo, metà delle carte di... Al massimo 60. C'era la metà delle carte di... Di Magic e Pokémon, se non sbaglio. Un box sta 80 euro. 80 euro ha più senso. Mi ricordo sempre che Yu-Gi-Oh! Sempre costava di più perché tirava meno carte allo stesso prezzo. Sì, è sempre stata una grandissima anculata. Che poi anche esteticamente come carte, come gioco, preferisco Magic. Boh, esteticamente Magic. Magic è imbattibile in realtà. Ma cioè, mi piacciono pure alcune carte di Pokémon, ma non si avvicina neanche lontanamente a Magic. A me piacerebbe sapere la lore di Magic. Però non ho mai la voglia di iniziare. Mio fratello è tipo che quando si fissa su qualcosa scopre tutto. Tipo, lui c'era un periodo in cui si era fissato con Star Wars. Ha letto di tutto di Star Wars. C'è il periodo in cui giocava a Magic. Anche lì adesso sa un sacco di roba di Magic, di storie di personaggi e altra roba. Scusami, posso leggere una domanda del cazzo? Jashan al falso finale? Sì. Ma cosa abbiamo usato finora? Secondo te? Sì, sei arrivato adesso. Ma che domanda è? Sei arrivato adesso? Ma no che non è arrivato adesso. Cioè... Al falso finale perché è facile catturarci Pokémon. Scusami, Che domanda è? Non mi ha dato il boh, visto? Questa volta è durato di più. È durato di più, conducivo. Beh, comunque si scherza, Massagrana. Bel nome. Mamma mia. Bel no. Io preferisco Yu-Gi-Oh! Magic è più realistico come stile. Yu-Gi-Oh! È più anime e Magic è più western. Ma Zashan è blu? Blu. Perché no? Perché ecco. Perché è Pokémon Scudo? Chi hai preso? Aspetta, per chi hai preso Pokémon Scudo? Ah, per quale persona? Per un mio amico, non lo conoscete. Penso abbia più senso la frase per chi è Pokémon Scudo che hai preso. Che ha comunque senso, però. Ma come si chiama il Digio? Digio. Cosa intendi per Livindex? Praticamente prendere tutto il Pokédex e le evoluzioni e metterle nel box. Ma Zaccio è un ventenne. Io direi decisamente. Questo me l'aspettavo come domanda. Non mi ero preparato a questa domanda. Aspetta, ma è Pokémon Spada questo? Sì, perché no? Wobbuffet. Qualcuno... Comunque Russo, smettila di mentire. Quello lì non è il mio nome. Vuoi una Zamazenta? No, non mi piace. Zamazenta, cos'è più bello? Carino. Cos'è più bello? Però con lo scudone. No, che non mi dispiace. Però paragonato a lui così, lui è più brutto. Mamma mia. Sono sti peli lunghi. Che sono bafon. E queste trecce. Sai cos'è? È il lobo dell'orecchio. Enorme. Domandate invece così. Però, potrebbe essere leggendario così. Sì, però la versione con lo scoop, cioè con gli oggetti, diciamo, è meglio Zashan. Per me è uguale. Si dice Zashan. Zashan de Chan il Ciano. Ma che cazzo vuoi? Brutto coglione.
Scherzo. Ne abbiamo parlato prima del fatto che a me non cambia se un Pokémon c'ha una pronuncia ufficiale o l'altro, perché ce ne sono troppe che sbaglio, c'è troppe che anche per altre persone sbagliano, non mi interessa ormai. Se una persona mi arriva lì e mi dice che ne so, Meowstic, invece di dire di Meowstic, non ho problemi, non me ne frega nulla. C'è Arceus. Io dico Arceus, non me ne frega niente. Arceus. No, non è problema. Io sapevo detto Arceus. Non è quello. Com'è? Arceus. Non so com'è. Dov'è Arceus? Budev. Scusami, Budev perché è facile da dire. Invece di Budu. Quindi scusami, voi allora che rompete i coglioni. È Zacian, così volete. Zacian. Zacian. Questo ha scritto Zacian. Ma lui ha detto, ha detto una cosa diversa rispetto a quello di prima. Zacian Krogan. Ma fuck, Krogan non è di questo gioco. Il pavo preferito del Digio, quello di Gabriel Psyduck. No, non è vero, comunque. Quello di Gabriel Psyduck. Il mio è Tuma. No, scherzo. È giratina o giratina? Quello è facile da capire. Quello dai, via, lo sai anche te come. No? Chi potrebbe sbagliarlo? No, infatti, sono un coglione. Sarebbe in realtà Zacian. Se dove sa come si chiama? Lupo. Eh? Che Sif. Dite? È Sif. Sif. Twix in destra o sinistro? Visto no, Shackle. No, don't fuckle with Shackle. Come, scusa? No, don't fuckle with Shackle. Yeah, you should do. Il Pokémon preferito del Digio. Joltik! È Joltik, cazzo! Tra poco chiudiamo la live perché Digio sta prendendo tutti gli ultimi filtri che gli rimanevano. Arceus. Arche più Deus. Ah, intendi Arceus? Cioè, sì, no, Arceus, Arceus, Arceus. Ah, basta. Ah, ho capito. Con l'H. Oddio! Non lo dai, prego. Oh, shit! Ah, no, cioè, ce l'ho già. Però sono bellini messi così, a trappola. A me non piace. A me piacciono, invece. Perché sono delle trappole e quindi ti fanno una trappola. Ho capito. Wimpod e Golisopod sono fighissimi. Wimpod è Wimpod, però è l'obiettivo del Pokémon. Golisopod è bello. Ho capito. Il patrono scappa. Devo catturarlo con un troll. Con una Velox anche. Con una Velox! Dice, secondo me qualcuno ti denuncia prima o poi. Magari. Quindi. No, ma comunque in realtà parecchi si sono chiesti come mai non sia ancora stato picchiato, in effetti. Quello è vero. No, è scappato. Se gli fai danni scappa. Che cattivo. No, comunque è vero, lui è bellino. Eccolo un altro. È scappato di accanto. È scappato poco più in là. Comunque sì, è vero, lui è bellino. Era anche bello catturarlo in Pokémon Spada Luna, Spada Luna. Sì, perfetto. Lì, Sole e Luna. Che ecco. Lo trovavi fuori e se ne andava nella buca. A terra. Grande. Così fa il frate in tribunale, bravo. Pokémon preferito di Spada? Il mio è Mr. Rhyme. Pokémon preferito di Spada? Snom. Che sia originale di Spada? Snom è carino. Snom è carino. Non so se è Snom, ma Snom è sicuramente uno dei più carini. A me io sarò anche l'unico. Ma è bello. Impadimp non mi dispiace. Impadimp. Il demoletto. Impidimp. Sì, qua. Impidimp ci sta. Non mi piace troppo l'evoluzione. E Grimmsnarl è... Senti, scoccia bello. Lo so. Gyarados sai, invece che Gyarados. Sai io chi odio di questa generazione? Proprio fa schifo. Toxicity. O come si Toxtricity. Sì, lui non lo sopporta. Toxtricity versione chitarra è più carina. Lui è proprio brutto. Quello che c'è in te è proprio brutto. Anche a me non fa pazzia. Il tipo di Pokémon preferito del Digio. Ma lui è il Pokémon muffa? Ma dove? Perché non... What?
Mi gusta il codice. Ma poi perché è muffa? Ma boh. E che robe mettono le mani? Non mi piace perché c'è la barba. Obstacle è bellissimo. Magari non fa bellissimo. Tipo lui dovrebbe prendere uno rosa e l'altro blu. Sì, ci sta. Hai controllato il redditto? Ancora no. Non ancora. Il mio tipo preferito di Pokémon, sai? Non lo so. Forse è Psico. Psico? Perché no? Psico c'è molta merda. Spettra secondo me è quello più... Boh, Spettra... No, ma il tuo preferito tipo è Coleottero. Coleottero. Per me è Coleottero perché per preferenza personale. Ma penso che... Non sia Vescrack. Lo Spettra sia quello che ha... Che rimane più costante per qualità. Boh, ci sta. Puoi controllarlo. Prima o poi lo controllo. Mamma mia. Fossoso! Allora! Adesso voglio catturare lui e poi finiamo. No, anzi no, facciamo schiudere l'uovo e poi finiamo. Ma Zassif non si fa male a tenere tutto il tempo in bocca una spada? Certo. Ma secondo me no. Invece. Perché tipo la spada è sua. Lui è la spada. Sì. Lui assorbe il metallo e lo trasforma in un oggetto che fa parte di sé. Non credo possa perdere la spada della bocca. E se arriva il film di Pokémon con il leggendario dove perde la spada della bocca. Se non arriva il film di Pokémon... E c'è Charizard. Quello per forza. Ma ci sarà il Charizard di Ash della prima generazione. Abbiamo finito la hostia sottofondo. Siamo in live da 3 ore. Oddio, Starfish. Ti ha preso, Higachu. Io non capisco perché abbia il naso a Pokéball. Però va bene. Non mi piace per niente quello. E poi ha un colore strano. Sì. Però sai, se deve mimetizzare col terreno. Tutte queste cose qui. Cercando di provare a prendere senza switchare lo schermo alla host. E invece non ci riesco. Un secondo. Perché è tremendo giocare il gioco così senza neanche un singolo rumore. No. Perché? Metti... Qualcuno mi ha detto Pokémon and Chill. Poké and Chill. Non è problema. Solo trovo poke. Comunque. Eccolo. Ah, l'ho ascoltato, non mi piace. La vision. Chi è il coglione? Siamo in live da 3 ore e 11 minuti. Dovrei pure riportarti a casa, quindi. Giusto. Mi ha fatto notare di gioco che la fune di fuga è uno strumento base. È un oggetto chiave. Sì, base. Digio, leggi un attimo un mio messaggio su Telegram. Wow, bella animazione. Beh, quella è sempre stata la solita. Sure. Non posso. Che l'ho detto? Non posso. Evita. Non posso. Meglio, meglio di no. No! No. Ti permettere? Mai più! Addirittura lo sposti, non lo metti nello spazio vuoto. Za-chan? Va bene così? Za-oni-chan? Sif abbiamo detto. Metti pure Sif. Za-kun? Za-senpai? Smetti, lo sapevo stava per arrivare. Zassenpai come nome è bellissimo. Comunque questo gioco è molto meglio di Pinball. Wow, sono proprio lo stesso identico gioco. Sì sì. Prati ferito però. Due spanne sopra. Quello non lo batte nessuno. Le animazioni. Due spanne sopra. Il Digio già mi manchi. Vedete, sono una cosa più. Ah, un Piloswine. Piloswine è carino. Oh shit. Tutto guardato tipo what the fuck. Wow. Sono appena tornato. A quanto sei del Pokédex? A quello lì? A tipo quasi al 200. Sì, quasi a metà in realtà ci siamo. Sai cos'è che... questo? Pam pam pam. Lo sai pam, che in realtà pam, in Prato pam, Fiorito pam. C'è un senso? Sì. Io l'ho scoperto 2 anni fa. Togli a caso? Sì. E ancora non ho capito come si fa a Prato Fiorito. In base al numero. Sì, c'è una bomba lì. Significa vicino. Quanti numero di bombe, quante bombe ci sono vicine? Oltre il 200, sì. 220
Salve, sono nuovo. Che si fa di solito qui? Ti si prende in giro. Proprio a te che sei nuovo. Sono nuovo. Sono un uomo. Ma why not è maschio o femmina? Sì. Femmina. È femmina. Perché non è rossetto? Perché why not? Perché è bambino. Sì. Snackroll, Weavat e quelli dopo non li metti? Eh? Loro dove vanno? Snackroll va tipo qua. Perché dietro ci va Stunfisk. Ecco, Stunfisk come forma gala è un po' una merda. Non c'è alcun motivo di fare una forma gala di Stunfisk. No, non c'è nessun motivo di riproporlo come proprio Pokémon. Wimpod non lo so, perché non so quando arriverà nel Pokédex. Meglio... E Binacle lo metto qua. Meglio Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee. Io direi Let's Go Pikachu. Sai che Let's Go Eevee ha venduto pochissimo? Paragonato a Let's Go Pikachu? Perché, beh, per forza. Ah! Chi è che vuole Pikachu? Cioè, chi è che vuole Eevee? Ho preso Eevee perché Pokémon mi interessava Pokémon Gravier e Pokémon Digio, prossimamente ovunque. Però non ovunque, ovunque. Ok. Ovunque. Ovunque. Almeno per te ferita non hai raid, nemmeno nemmeno i numeri giganti. Però sono... Sono una brutta cosa. Ho parlato tutto torto. No, non ti preoccupare. Comunque, gente, che facciamo un raid? Maglietta brutta. Che facciamo un raid? Devi vedere Reddit. Ah, shit, è vero. Vedi se non c'ero io, ragazzi. Sveglia. Reddito. Redditon. Quando sente un clap seguito da un... Ma quindi, un video di grave. The end of the video. Maledizione. True. Quando ti chiedi perché così tante persone arrivano fino a fine live. The memes. Chat durante ogni consegna su Death Stranding. Chat subito dopo all'inizio del capitolo 14. Yeah. E qua siamo in pari. Dobbiamo essere in pari. Questa sembra troppo vera come cosa. Questa non c'era prima. Non era comparsa. Gaver, new gen. Gaver, Pokémon con barba. Questa è ottima. Questa è ottima. Comunque torniamo alla solita domanda. Facciamo raid? Chi? Che? Chi è? Dario Moccia. Mario Doccia? No, forse non fa Mario adesso. E invece? Insalata mista di pollo! Cosa sta succedendo? Stavo dicendo. Raid a zero di X Twitch. Abbiamo già fatto una volta lui. Basta. Mario Doccia. Sempre ai soliti. Fa la psicognomo. Ha detto sempre ai soliti. Ora basta. Mi ha fatto incazzare. Ilario Roccia. Roccia. Dai, smetti di ristoppiare il suo nome e poi non viene neanche a me. Fallo al russo. Non lo fare al russo. No. Tutti tranne al russo. Facciamo Dario Moccia. No! Mi piace troppo sto player inside. C'è player inside? Player inside non lo facciamo da meno tempo. Da. A me non avete piacciono capito. I player inside. Sono molto bravi con me. Ma se ci sono in live. Player inside TV. Ma facciamo loro volentieri. Secondo me tra un po' finiscono. Loro non fanno mai live. Beh, vabbè. Grazie loro. Beh, vabbè. Ma Mario Doccia. Allora, Mario Doccia abbiamo fatto relativamente di recente. Facciamo Player Inside. Loro per quando fanno news e roba del genere sono molto sul punto, davvero veloci e bravi. Mi apprezzo per quello. Comunque sì, Gravier è molto simpatico e molto muscoloso. Oh, buonanotte! È venuto? Non lo so, non credo.